Possiamo cominciare. Sono Mauro Benichetti, lo dico per molti che probabilmente non mi conoscono. Indegnamente il professor Barbanera mi ha fatto l'onore appunto di chiedermi per la presidenza di oggi pomeriggio. Indegnamente ho accettato e con molto piacere, quindi senz'altro seguirò veramente con molto piacere le prossime, tutte, ma in particolare appunto le prossime relazioni. Allora, visto anche il ritardo così della relazione di stamattina, possiamo cominciare immediatamente con il professor Stefano Tortorella della Sapienza Università di Roma, amico, collega, credo ben noto a tutti, si è occupato di molti aspetti insomma, monumentali di Roma, iconografia, in modo particolare, ricordo in particolare anche il discorso dei trionfi, che è stato insomma, per quanto mi riguarda un punto molto importante della ricerca. Gli cedo subito la parola e Stefano appunto ci parlerà degli archi dedicati a Germania. Allora, dunque, la grande popolarità, un profondo apprezzamento riscosso da Germanico provocarono alla notizia della sua morte una profonda costernazione, un radicato cordoglio che si protrassero in tutto l'impero per lungo tempo. È stata ricordata stamattina da Ioni Viera e poi da Gianluca Gregori il feriale di Urani che ancora commemora il giorno della nascita, che coincide poi con la giornata di oggi, il 24 maggio. Un brano di Tacito, dove io naturalmente in questa relazione parlerò degli archi tributati a Germanico, sia quelli ancora in vita, sia più diffusamente di quelli dopo la sua morte. Un brano di Tacito, Annali secondo 41, ricorda che a seguito del recupero delle insegne perdute nel 9 d.C. da Varro, avvenuto Ductu Germanici Auspicis Tiberi, fu dedicato nel 16 d.C., sull'esempio del monumento partico di Augusto, un arco appunto a Tiberio e a Germanico nel Foro Romano presso il Tempio di Saturno. I resti di un arco a due fornici vennero alla luce tra gli anni 30 e gli anni 50 dell'Ottocento sul Vicus Iugarius, vicino all'angolo nord-ovest della Basilica Iulia e presso il Tempio di Saturno. L'arco, come sapete bene, è raffigurato nel rilievo con l'Ad Locutio sulla fronte settentrionale dell'arco di Costantino. È naturalmente questo arco qua, a sinistra. E al momento dello scavo furono rinvenuti parti dei due piloni, frammenti del principio dell'iscrizione dell'attico e della decorazione architettonica. Oltre ad un frammento di cornice, potrebbero essere attribuiti all'arco due frammenti di architrave fregio, che è quello che vedete, con palmente e calici floreali collegati da doppie volute. E resta dubbiosa la pertinenza all'arco di un frammento di rilievo storico, con una testa giovanile e un'altra di Barbaro, variamente datato tra Tiberio e Claudio. Il carattere celebrativo dell'arco e il leitmotiv del recupero delle insegne lo ricollega al monumento partico di Augusto, innalzato per la ripresa delle insegne perdute dal basso contro i parti, anche senza che sussista una qualche relazione spaziale tra i due archi. La pacificazione dell'Armenia fu l'occasione che indusse il Senato nel 18 Cristo a tributare l'onore della Ovazio a Germanico e a Druso, minore naturalmente figlio di Tiberio. Come ancora una volta ricorda Tacito, furono eretti in loro onore due archi dalle chiare valenze trionfali e insieme dinastiche,
circum latera templi martis ultoris, ai lati dunque del tempio, ma come si vede arretrati rispetto alla sua facciata. Gli archi erano muniti delle statue iconiche dei due personaggi. Conosciamo poco i due archi, quello a nord di Druso, quello a sud di Germanico. Ve la chiedo qualche struttura, alcuni frammenti dell'iscrizione sull'attico dell'arco di Druso minore e alcuni frammenti di decorazione architettonica, a cui si è aggiunta qualche anno fa una planimetria di natura forse catastale concernente l'angolo nord-orientale del foro di Augusto. Dopo gli archi di Augusto, sui due lati del Tempio del 2 Giulio, questo è il secondo di una serie di casi in cui i due archi sono affiancati ad un edificio religioso. Soluzioni analoghe sono adottate, ha fatto vedere già stamattina un'immagine Gianluca Gregori, l'arco sono adottate a Spoleto, nell'arco a fianco del Tempio Maggiore, del foro dedicato dal Senato cittadino nel 23 circa, agli stessi Germanico e Druso Minore. Qui forse taceva da Pandan un altro monumento analogo sul lato opposto del Tempio, oppure a Pompei, dove i due lati del Tempio Capitolino sul foro furono dedicati archi a Germanico e a Druso Minore. Sono questi contrassegnati dalle lettere, ma forse non si leggono A e B. Non si sa se eretti, ancora vivente Germanico o dopo la sua morte, o ancora cupra marittima nel Ticino, in cui due archi fiancheggiano il Tempio del Foro. La sconvolgente notizia della morte di Germanico ad Antiochia, avvenuta il 10 ottobre del 19, indusse il Senato, nel dicembre dello stesso anno, a stabilire una serie di onoranze funebri da tributare allo sfortunato principe. Conosciamo le descrizioni di Dario Nobili del racconto degli annali di Tacito e, dal punto di vista epigrafico, da alcune iscrizioni in bronzo di cui lasciamo stare, di cui già ci ha parlato molto opportunamente stamattina la Falda Cipollone alla tavola Siarensis recuperata nel 1982. Certamente la più famosa è costituita da due frammenti non accostabili, si è aggiunta appunto la tavola Tiferna Stiberina da Città di Castello che abbiamo appena visto. Torniamo per un momento a Tacito. Negli annali secondo 83 ci informa che furono proposti e decretati onori di ogni specie, in base all'immaginazione o all'amore di ciascun senatore per lui. E qui Tacito ricorda alcuni di questi onori, che sono quelli che già sono stati detti stamattina, quindi non di lungo, il nome di Germanico celebrato nel Carmen Saliare, seggi cuguri e corone di quercia nei luoghi destinati ai sacerdoti di Augusto, una sua statua di avorio a precedere la pompa circense, nessun flamine o aure, se non un membro della gens Giulia, avrebbe potuto sostituire Germanico. Di seguito Tacito menziona la seconda serie di onori. Furono, dice letteralmente, additi, arcus additi Rome, apparentemente si potrebbe tradurre furono aggiunti archi a Roma presso la riva del Reno in Siria sul monte Amano, archi che recavano un'iscrizione con le sue imprese e la dicitura che aveva sacrificato la vita dello Stato. C'è da chiedersi se l'erezione dei tre archi si aggiunga agli altri onori già ricordati o se si debbano immaginare altri monumenti, magari citati in altri provvedimenti. Ma la prima sembra la lettura più probabile. E ancora poi Tacito ricorda un sepolcro, ovviamente un cenotafio, ad Antiochia, dove era stato cremato, e un tumulo a Epidafne, in cui si era spento. Risulta difficile, vediamo ancora Tacito, calcolare il numero delle statue e delle sedi del suo culto. La Tabula Siarensis accenna a questi tre archi, naturalmente, cominciando dal primo degli Iami. Per quanto concerne il primo arco, quello di Roma, il testo del Senato Consulto è esplicito
nell'affermare che l'arco viene costruito a spese pubbliche nella zona del Circo Flaminio, l'area, come è noto, dove prendeva avvio la processione trionfale, là dove Gaio Urbano Flacco, il console del 24 a.C., o piuttosto quello del 15 d.C., collega Doluso Minore, aveva già dedicato statue al divo Augusto e alla Domus Augusta. L'editore della Tabula Siarensis, Giuliano Zalez, ipotizza che il relatore proponente, lo ricordava la falda Cipollone stamattina, fosse uno dei consoli del 19, con Lucius Norbanus Baldus, chiaramente membro di una gens molto legata alla Domus Imperiale. L'iscrizione della facciata dell'arco, lo abbiamo già sentito, sottolinea che il Senato e il popolo romano hanno costruito il monumento alla memoria di Germanico, con l'indicazione delle sue res geste e con il ricordo del suo sacrificio per lo Stato. L'iscrizione, che è in consonanza con le parole di Tacito, ricorda anche in dettaglio che Germanico aveva vinto in guerra i Germani, li aveva cacciati dalla Gallia, aveva recuperato le insegne militari, vendicato il perfido inganno perpetrato ai danni del popolo romano e aveva ristabilito la situazione nelle Gallie. Eccolo qui. E inviato come proconsole delle province transmarine, aveva formato quelle e i regni di quella regione, sottomesso i piedi dell'Armenia, non cessando di sforzarsi fin tanto che il Senato, riconoscendo il suo impegno, non gli dedicasse un oratio. Sull'arco figuravano i signa dei Pictarum Gentium, che sono identificati nella prima linea qui riportata, che la maggior parte dei commentatori ha inteso, probabilmente a ragione, come statue di barbari vinti. Ma non si può escludere di riconoscere in quei signa anche insegni o trofei delle popolazioni debellate oppure personificazioni di popoli vinti. La tradizionale integrazione, anche questo ricordo quello che ha già detto Mafalda Cipollone, portata avanti da Gonzales, cioè quella dei signis inauguratis, è venuta meno grazie alla tabula Tiferna Tiberina, che conserva integralmente il verbo inscriberetum, con l'ovvio riferimento all'iscrizione dell'arco, ciò che fa cadere anche la possibilità di riconoscervi statue di bronzo dorato. I signa potevano trovare posto più che sulla sommità dell'artico dell'arco, ai lati dell'iscrizione, a parete o sul mezzo. Spoglie ed insegne di popolazioni vinte dovevano essere familiari agli occhi dei romani, dal momento che in età Giulio-Claudia figuravano negli apparati decorativi di monumenti celebrativi, in particolare archi che facevano parte di tutta una serie di onori postumi. Gli onori funebri decretati per celebrare la memoria di Germanico si caratterizzano per una qualche affinità con le onoranze che qualche tempo prima il Senato della Colonia di Pisa aveva previsto a seguito della morte di Lucio e Gaio Cesare. I decreti a Pisana prescrivevano in particolare che, a seguito della morte di Gaio Cesare nel 4 d.C., nel luogo più frequentato della Colonia di Pisa, celeberrimo colonie nostre loco, fosse eretto un arco adornato delle spoglie dei popoli da lui vinti o accolti in protezione, ornatus spoleis de victarum aut infidem receptarum abeo gentium, con ogni probabilità trofei e armi che richiamavano la vittoria di Gaio su Parti ed Armeni. L'arco presentava sull'attico, oltre che una sua statua a piedi con gli ornamenti del trionfo, due statue equestri dorate, Gaio e Lucio Cesare. Le direttive relative alla costruzione dell'arco pisano e al suo programma figurativo venivano certo da Roma. Il formulario pisano prevedeva spolia, mentre il Senato consulto per gli onori di Germanico indica signa. Da notare che nel corso del trionfo del 17 d.C., come dice Tacito, erano portati in corteo spolia, cattivi, simulacra monsium, fluminum, proelio.
Al di sopra dell'attico dell'arco romano dominava la statua di Germanico sul carro trionfale e sui lati comparivano le statue di Druso Maggiore, suo padre naturale e fratello di Tiberio, di sua madre Antonia Minore, della moglie Agrippina Maggiore, della sorella Claudia di Villa, del fratello Tiberio Germanico, il futuro imperatore Claudio, e dei suoi figli e figlie, che erano sei sopravvissuti alla morte del padre: Nerone Druso Cesare, Gaio, il futuro Caligola, Agrippina Minore, Giulia Drusilla e Giulia Livilla. È possibile che i più piccoli fossero raffigurati in braccio ad alcune donne raffigurate, come appare in alcuni monumenti dinastici augusteni nel Mediterraneo orientale. In tutto comunque 13 statue di membri della casa imperiale, il più grande gruppo statuario mai creato per un arco trionfale, che probabilmente doveva evocare la composizione della schiera dei familiari che, naturalmente escluso Druso Maggiore, morto nel 9 d.C., e Giulia Livilla, nata nel 18, aveva accompagnato Germanico nel suo trionfo del 17 sui Cherusci, i Catti, gli Angrivari e le altre popolazioni settentrionali. L'arco romano doveva essere un arco certo importante e dall'attico decisamente spazioso. Colpiscono nel programma figurativo dell'arco soprattutto due assenze: quella dell'imperatore Tiberio, padre adottivo, e quella di Druso Minore, figlio naturale di Tiberio e fratellastro di Germanico, a parte quella della nonna Livia, che era ancora in vita. L'arco enfatizza la linea di discendenza Claudia, con una spiccata presenza dell'elemento femminile. In quanto alla consistenza e presenza di Druso Maggiore, vale la pena di ricordare che tra gli onori tributati al principe figurano anche le immagini scriteate di padre e figlio poste nella biblioteca latina del complesso palatino. Walter Grimlich ha rilevato numerose affinità tra l'arredo statuario dell'arco romano e un imponente ciclo dinastico all'ingresso del Tempio di Roma e Augusto nel Foro Vecchio di Lentismania, che si accompagna ad un monumento equestre dedicato a Germanico e a Druso Minore. Il programma figurativo è posteriore al 23, anno della morte di Druso Minore, e anteriore la Damnatio di Livilla, che è del 32 d.C. Non si può in generale non rilevare la precisione delle direttive del Senato a proposito della ubicazione dei tre archi. Il termine Janus appare sinonimo di Arcus, espressione che invece viene usata da Tacito. La precisione dell'apparato epigrafico è figurativo, comprendente la disposizione protocollare delle statue della famiglia imperiale. L'arco postumo innalzato per onorare Germanico è stato riconosciuto in quello schematicamente rappresentato ad un fornice nella forma urbis siberiana, già stamattina la Fada Cipolloni lo ha mostrato, tra il Teatro di Marcello e il Portico d'Ottavia, un'area, come si è detto, cruciale per la celebrazione della Domus Augusta, tanto che Livia gli dedicherà una statua di Augusto nel 22 d.C., forse collegata all'arco da quell'anditus di cui si parlava stamattina. Da un lato l'arco nella forma urbis costituisce un ingresso monumentale all'area del Circo Flaminio, dall'altra funge invece da limite verso il Foro Litorio, dove la maggioranza dei monumenti è dedicata da membri della famiglia Claudia. Calcolando approssimativamente le misure dell'arco, si ricostruisce una struttura di circa 12,30 m di lunghezza, 8,60 m di profondità, con la luce del fornice di 1,430 m e i piloni di 4 m. Gli scavi condotti da Paola Ciancio Rossetto nell'area del Portico d'Ottavia e nella zona circostante, tra la fine del XX e gli inizi del XXI secolo, hanno portato alla luce una fondazione in cementizio relativa al propileo, eccolo qui, al propileo dell'arco del Portico d'Ottavia,
e per quanto attiene al presunto arco di Germanico, un tratto di pavimentazione a lastre di travertino e le tracce, si vedono anche nella foto, di una cancellata metallica e muro di chiusura a delimitare una zona di rispetto dell'arco, il quale quindi risultava perpendicolare al portico di Ottavio e al portico di Ottavia e alquanto spostato verso oriente. Pierluigi Tucci ha proposto che oltre all'arco posto davanti al propileo del portico di Ottavia, un secondo arco gemello fosse ubicato sull'altro lato del circo di Flaminio, del circo Flaminio, ed inglobato a livello dell'attico all'interno di una torre medievale che vedete nel suo ambito urbanistico a destra, all'interno di una torre medievale forse appartenente ai Pierleoni, demolita nel 1886 insieme con altre strutture del ghetto. Il primo sarebbe dedicato ad uso minore, l'altro a Germanico. L'ipotesi è rafforzata, ecco qui come vedete in nero avremmo l'arco fino davanti al portico d'Ottavia e il presunto arco posto dall'altra parte. Dicevo, l'ipotesi potrebbe essere rafforzata dalla notizia dell'anonimo Magliavecchiano dell'esistenza di un arcus triumphalis marmoreus ante pontem fabricium id est iudeorum. È ancora Tacito che ci informa che le stesse onoranze di cui è stato fatto oggetto Germanico, con l'aggiunta di altre, furono decretate in memoria di Duso Minore, morto appunto il 14 settembre del 23. È dunque probabile che anche a Druso sia stato eretto un arco onorario. Saremo in presenza di una sistemazione per certi versi paragonabile a quella che vede due archi dedicati a Druso e a Germanico ai lati del tempio di Marte Ultore nel Foro Augusto. Sulla scorta di una piccola parte dell'iscrizione allora conservata, l'anonimo Magliavecchiano attribuisce l'arco verso il Tevere ad un console Flaminio, con ogni probabilità malinterpretando le parole cos Flamini che potrebbe aver letto e che invece andrebbero riferiti al consolato e al flaminato augustale del dedicatario. Questa mattina Gianluca Gregori ci ha mostrato un grande blocco marmoreo con lettere alveolate provenienti da Piazza Nicosia, che appunto ha riesaminato e che ha proposto di attribuire ad un arco finora sconosciuto verosimilmente dedicato a Germanico dopo la morte. In entrambe le proposte di ricostruzione dell'iscrizione figura l'integrazione che esplicita il flaminato augustale, il sacerdozio istituito da Tiberio per il culto del dio Augusto, che insieme con l'augurato fu ricoperto solamente da Germanico. Anche se, almeno in teoria, non si può escludere che la carica del flaminato fosse stata assegnata anche a Druso dopo la morte di Germanico. Se si accetta l'ipotesi dell'esistenza di due archi, peraltro di dimensioni ricostruite pressoché analoghe, resta il dubbio su quale fosse pertinente a Germanico e quale a Druso. La suggestione avanzata da Favier Arce di un rapporto diretto dei tre archi di Germanico con un ponte, poi vediamo più avanti, consiglierebbe di attribuire a Germanico l'arco ante ponte fabricio, ma su questo non possiamo avere alcuna certezza. All'arco davanti al portico d'Ottavia sono stati attribuiti alcuni frammenti di materiali marmorei rinvenuti nell'area limitrofa e ritenuti con qualche attendibilità pertinenti alla sua decorazione. Un blocco di marmo raffigura al centro ciò che alcuni interpretano come la parte terminale di un signum, costituita da un bastone nodoso evocante la clave di Eracle, sostenendo un globo o sfera su cui posa un'aquila ad ali spiegate.
e altri come uno scettro trionfale, dietro il quale, questo è il dettaglio, una corona muralis conserva sette torri e meri sporgenti dalle mura. Normalmente nelle insegne la corona murale non è raffigurata così, ma è raffigurata verticalmente. Altri frammenti potrebbero riferirsi all'arco, alcuni blocchi attinenti alla base di un gruppo, forse questi, un frammento di architrave con iscrizione, anche questa l'ha presentata stamattina Gianluca Gregori, notando giustamente come le lettere siano più basse rispetto all'altro blocco di Piazza Nicosia. Ancora, il concio di una volta a cassettoni, cui lo scavo della Ciancia Rossetto ha promesso di aggiungere altri frammenti di marmo lunense pertinenti al cassettonato. Infine, Ferdinando Castagnoli per primo aveva avanzato l'ipotesi di una connessione con la decorazione dell'arco del fregio, che non mostro perché non sono tutt'altro sicuro che sia pertinente, che è il fregio di Mantova, cosceni di battaglia proveniente dall'area del circo di Flandino, è un'ipotesi. In ogni caso mi sembra che nonostante l'alto numero di statue della famiglia imperiale disposta sull'attico non debba riscuotere credito l'ipotesi che l'arco di Germanico invece che a un fornice fosse a tre fornici, come pure ha avanzato Kleiner, in un primo tempo anche Pierre Gros. Piuttosto non concordo con quanti ritengono che l'arco, ammesso che sia questo l'arco di Germanico, potesse essere decorato dei signi riconquistati dopo la sconfitta di Varro, sia perché non è detto che, se pertinente, il rilievo del portico d'Ottavia raffigurasse realmente un signo, sia perché l'arco che ricorda il recupero delle insegne è quello del foro romano, accanto al Tempio di Saturno, e non questo. Le linee 22 e 26 della tabula Sierensis ci informano che il secondo Janus fu eretto in un lucus, o secondo un'ipotesi più convincente di Lebeck, in un iugum, cioè un passo, del monte Amano nella provincia di Siria, tra Siria e Cilicia. A Tiberio sembrava il luogo più appropriato nelle regioni che aveva affidato a Germanico per l'autorità del Senato. Si decise che sull'arco fosse posta una statua di Germanico e fosse scolpita un'iscrizione adeguata alle sue imprese e al suo grande valore. Non sono chiari i motivi per cui Tiberio scelse il Monte Amano come il luogo più adatto per l'erezione di questo arco in Oriente. Julián González Fernández lo spiega con le attività militari e diplomatiche di Germanico e con il fatto che l'arco avrebbe ricordato la figura del principe, le sue imprese, la creazione di nuove province, in particolare quella della Commagene. Senza dimenticare le attività di Tiberio in Oriente nel 20 avanti Cristo, prima al seguito di Augusto. Wolfgang Dieter Lebe è dell'opinione che il passaggio dell'arco introducesse al territorio di Antiochia, dove era morto Germanico e si conservava un suo cenotafio. David Potter riconosce gli Iani del Monte Amano e quello alla riva del Reno come termini imperi, ma anche questo lascia qualche perplessità. In un poderoso contributo sui tre archi, Schmidt, ma anche altri, insiste sul ruolo della imitatio Alexandri, lo ricordava stamattina Jove Vier, praticata da Germanico, e nel desiderio del principe di accreditarsi come nuovo Alessandro. Da ciò si spiegherebbe l'erezione dell'arco in Oriente. Personalmente propendo per l'ipotesi di Gonzales, considerando il chiaro carattere che gli archi rivestono in Occidente come in Oriente di strutture poste a marcare il territorio, in questo caso il territorio di una provincia. L'arco doveva sorgere in prossimità delle porte sirie ricordate da Plinio, Naturalis Historiae 5-18-80, porte sirie che separavano la Cilicia dalla Siria.
si è ipotizzato un passaggio in corrispondenza della via costiera che conduce dall'attuale sito di Paias verso Alessandretta Iskenderum. Schmidt ha ricordato che nel 1211 Wilbrand von Oldenburg visitò il sito che neanche a farla apposta si chiamava Portella, che conserva il ricordo delle antiche Pylae o porte. I resti di un arco impropriamente attribuito a Settimio Severo potrebbe invece identificarsi con quelli dello Janus in Montis Amanis Jugo. Harse, riprendendo una suggestione di Louise Holland, suppone una relazione dell'arco con un ponte sul fiume Piramos, l'attuale Cheyan, credo si pronunci, che sfocia nel golfo di Alessandretta o su uno dei suoi affluenti. Un terzo liano, o monumentum secondo una integrazione forse non del tutto convincente, fu eretto sul Reno, come ricorda anche Tacito, vicino al tumulo che l'esercito del popolo romano aveva costruito spontaneamente alla memoria di Druso Maggiore, poi terminato con l'autorizzazione del divo Augusto. Fu anche costruita un'ara con immagini di Germanico, ricevendo le insegne militari dei Germani, e soprattutto si ordinò a Galli e Germani, che abitano al di qua del Reno, di fare offerte religiose nel tumulo di Druso e di realizzare in quest'ara un sacrificio funebre ai nani di Germanico, celebrando le opportune cerimonie tutti gli anni nel giorno della sua morte e approntando nel giorno della nascita del principe giochi solenni nel teatro presso il tumulo di Druso. Dione Cassio e Suetonio accennano alla celebrazione di parate militari, cioè di decursiones, e di una supplicatio da parte delle civitates galliane. Fu deciso anche di realizzare, questo l'abbiamo già accennato, quindi vado molto veloce, un arco, un monumento funerario in marmo alla memoria di Germanico nel foro di Antiochia e un tribuno alla Daphne, dove Germanico era spirato. Il Senato consulto rende esplicita questo terzo arco l'ubicazione dell'arco del monumento vicino al tumulo di Druso Maggiore, a sottolineare il vincolo familiare e insieme il loro rispettivo impegno nelle vittoriose imprese contro le tribù germaniche. Il principale insediamento della Germania Superior, Mogonzia, oggi Mainz, costituiva un caposaldo di difesa e al tempo stesso di base per le spedizioni militari. Lungo la strada, ecco, questo è una, sono due incisioni che testimoniano del cenotafio di Druso. E questa è la situazione con il campo originario sulla riva sinistra del Reno, laddove il numero 3 è il cenotafio. Come dicevo, lungo la strada che collega i due campi militari di Mogonzia e adiacenti Canave, e ne copre il eretto cenotafio di Druso, un tumulus honorarius innalzato appunto in onore del padre naturale di Germanico. Poi ovviamente seppellito a Roma con eccezionali onori, come testimonia Suetonio nella Vita Claudi. Il monumento, oggi noto come Eichelstein, sulla cittadella di Mainz, in corrispondenza della riva sinistra, costituiva il fulcro di tutta quella serie di cerimonie, parate, onorarie, supplicazioni varie che ho ricordato poc'anzi. Sulla base dei dati delle fonti e dei ritrovamenti archeologici, l'importanza di Mogonzia durante l'epoca di Augusto e di Tiberio è stata rivalutata. Oltre alla funzione di accampamento militare, dovette avere sin dagli inizi un ruolo di rappresentanza politica. Nel settembre del 1986, nel corso di interventi edilizi, furono portati alla luce nel castello di Mogonzia e sull'altra riva, è questo 4, il Mainz Castle. Ebbene, sull'altra riva sono state trovate le fondazioni di un arco onorario romano a tre fornici,
per una lunghezza di 20,60 m e una larghezza di 12,60 m, in grossi blocchi di pietra e opera cementizia. Esso costituisce l'unico esempio di un arco onorario imperiale nell'Europa settentrionale. Queste sono le fondazioni dell'arco. Su alcuni blocchi figuravano dei contrassegni, cioè dei marchi della 14ª legione, che sappiamo aver stazionato a Mogontiacum in due occasioni, dal 13 a.C. al 43 d.C. e dal 70 al 92 d.C. Di qui l'ipotesi avanzata da Hans Frenz di mettere in relazione le fondazioni con l'arco di Germanico apud Rivam Reni, citato da Tacito, e dalla tabula Siavensis. Ipotesi fondata sui confronti da una parte con l'architettura degli archi onorari della prima età imperiale in Italia, si pensi a Roma all'arco partico a tre fornici, e in Gallia con le altre architetture e con i monumenti, e inoltre sulla base dei confronti di numerosissimi frammenti di decorazione a rilievo con rilievi ben datati, soprattutto stele funerarie di area renana. Sì, ecco, questa è una ricostruzione di Frenz, a sinistra del cenotafio e a destra dell'eventuale arco apud Rivam Reni. Tra i materiali venuti alla luce abbiamo un soffitto a cassettoni, una lastra decorata, lo vedete inferiormente, da un fregio di acanto separato tramite un chinafoglia da una scena figurata. Questa è la parte superiore. Mi scuso per le foto, perché in realtà la decorazione architettonica di quest'arco è sostanzialmente inedita. Sono due vecchi articoli del 1989 in cui non è mai seguita una pubblicazione. E qui sembra di intravedere a destra un erode cavalcato un delfino e un pastore dietro un albero. E ancora frammenti di scultura, che vi faccio vedere ma che purtroppo sono quasi invisibili, con un braccio e un piede, un torso maschile, che è quello che vedete. E ancora, si vede molto male, un'eventuale divinità fluviale che poggia il braccio su un vaso. All'ipotesi di Frenz si oppongono le considerazioni di Heinz Bellen, che ritiene che all'epoca di Tiberio la riva destra del Reno e il territorio ad essa collegato fosse ancora tanto insicuro e pericoloso da non poter permettere la costruzione dell'arco, che a suo dire sarebbe stata invece realizzata da Domiziano solo nell'83 d.C., quando Vinti Catti ottenne il trionfo e il titolo di Germanicus. A torto Lebec ritiene che il termine Janus si applichi solo ad archi ad un fornice, rifiutando implicitamente che l'arco a tre fornici possa corrispondere allo Janus di Germanicus. Inoltre c'è da dire che se anche i tre archi di Germanico sono accomunati da un'unità di intenti, questo non implica affatto una totale omogeneità tipologica, anche perché l'arco trifornice non gode in Italia di molto favore. Mi avvio alla conclusione. L'arco, dalle molteplici valenze funeraria, onoraria trionfale ed eroizzante, è certamente il veicolo privilegiato dei contenuti dell'ideologia e della glorificazione dell'imperatore della sua famiglia. E certamente il Senato vuole una serie di fondazioni dopo la morte di Germanico, anche secondo una precisa semantica degli spazi. Pierre Gros, sulla base di una lettura comparativa delle prescrizioni della tavola Siarensis e dei motivi che figurano sull'arco, aveva ipotizzato che l'arco di Orange rientrasse tra le fondazioni e quindi fosse un arco consacrato a Germanico in considerazione degli stretti legami instauratisi tra la città di Arausio e il giovane principe per il tramite della seconda legione Augusta, cui apparteneva gran parte dei coloni della città della Gallia Narbonense, che certo rientrava in quelle, come dice la tavola Siarenses,
in quei regiones quae incuram et tutelam Germanico Cesari ipse, cioè Tiberio, mandavis. Ultima osservazione, ricominciamo dove ha iniziato Gallia stamattina, e cioè la città di Mediolano Santorum, la capitale della Britannia Augustea, l'attuale Saint, che presenta un arco stradale. Questa è una, naturalmente è un documento, non mi ricordo esattamente di quale anno, l'arco stradale a due fornici era in prossimità del ponte della Charente ed era destinato a segnare l'ingresso nella città e l'attraversamento del fiume. È quell'arco che poi è stato spostato. L'arco supportava un insieme costituito dalle statue di Tiberio al centro e di Germanico e Tuso Minore ai lati. Di questo gruppo resta solamente parte della zampa e lo zoccolo di un cavallo in bronzo che permette di ricostruire almeno una statua equestre in bronzo dorato che ricorda la statua di Gaio Cesare dell'Arco di Pisa. Alle tre immagini corrispondevano sull'attico i tre campi scritti, ma l'arco è noto come l'arco detto di Germanico perché la dedica relativa al principe è quella meglio conservata. L'arco potrebbe essere datato mentre Germanico era ancora in vita nel 12 o poco dopo la sua morte nel 19, attribuendolo nel secondo caso agli onori tributati postumi al principe. L'arco di Saint avrebbe potuto essere destinato ad onorare prioritariamente Germanico e Tuso, gli eredi presunti, ma riservando uno spazio privilegiato, quello centrale, al padre Tiberio. In conclusione, come si è visto, poche certezze e molti dubbi. In attesa da un lato dei progressi della ricerca archeologica e chissà che non venga alla luce qualche altro frammento della tabula Siarensis che ci colmi qualche laguna che particolarmente ci addolora. Grazie. Ringrazio molto l'amico collega Stefano Tortorella. Dicevi poche certezze, molti dubbi, però ti ringraziamo molto per veramente aver fatto il punto della situazione su questi problemi piuttosto complicati, anche lasciano anche problemi aperti, ma veramente con molta chiarezza e ci hai dato insomma, l'idea dei tre contesti, Roma, Sicilia, Cilicia e Vero. Ti ringraziamo dire la professoressa Francesca Cendini dell'Università di Bologna. L'ascoltiamo con molto piacere tra i tanti campi di ricerca, ma insomma la professoressa Cenerini è assolutamente esperta di queste signore del mondo romano e in particolare appunto insomma anche inserito nel discorso insomma, di studi di genere anche a carattere internazionale eccetera, per cui veramente ti ascoltiamo con molto piacere e ti cedo immediatamente la parola. Grazie, molto gentile, spero di essere all'altezza. Buon pomeriggio a tutti. Desidero ringraziare in modo particolare gli organizzatori di questo interessante convegno per avermi invitato a parlare di un argomento, ne ha appena parlato appunto il nostro presidente, che mi sta molto a cuore. Vale a dire la storia delle donne in età romana, in questo caso in età romana imperiale, argomento al quale ho dedicato pressoché continuativamente 20 anni, gli ultimi della mia vita. Sottolineo questo, e mi scuserete, perché in tempi recenti possiamo assistere a fenomeni editoriali quantomeno curiosi. Sono state infatti pubblicate in italiano alcune biografie femminili scritte di recente da uomini di una certa età, uscite per case editrici di un certo prestigio, ove le varie Livia, Giulia, Agrippine, Maior et Minor, e cito soltanto le Auguste, quelle che un po' conosco, non altre, sono presentate come avvelenatrici incallite, alimentate da una sete di potere assoluta e indomita, sempre dedite alla manipolazione
e all'inganno. Sono presentate, cioè, come se fossero degli uomini, perdonatemi, ma questo non potevo, mi scuserete, è una provocazione. È una piccola provocazione di cui mi scuso. Tutto ciò, quello che ho appena detto, in barba a un altro tipo di storiografia contemporanea, che cerca invece, per il tramite di una faticosa lettura critica di tutte le fonti, e non soltanto quelle letterarie, di articolare un discorso narrativo un poco più complesso e variegato, meno facile e sicuramente meno commerciabile, che ritiene in generale che il ritratto letterario negativo di un'Augusta abbia il preciso scopo di mettere in evidenza la, per così dire, perversione del potere imperiale in quanto tale. In difesa di tutte le Auguste maltrattate e soprattutto fraintese, potremmo far loro pronunciare le famose parole di Jessica Rabbit, personaggio fumetto del primo, risale al 1988, film che coniugava animazione e recitazione, che ha incastrato Roger Rabbit, e la nostra Jessica diceva: io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Ritengo che questa sede, il convegno di questi giorni, si presti a parlare soprattutto di una donna che indubbiamente ha accompagnato fattivamente Germanico durante la sua vita, ovvero, questa mattina è stata più volte ricordata, la moglie Agrippina Maggiore. Ci sono però molte altre donne importanti che ruotano attorno alla figura di Germanico, anche queste più volte ricordate questa mattina, a cominciare dalla madre Antonia Minore, figlia di Antonio e di Ottavia, sorella di Augusto, e poi alla sorella Claudia Livia Giulia. Due parole anche su queste donne, prima appunto di arrivare in chiusura ad Agrippina Maggiore. Questa Agrippina, di cui parleremo tra breve, e questa Antonia, l'abbiamo anche già vista. Per quello che si evince dalle fonti, Antonia Minore riveste un ruolo che le fonti stesse giudicano positivamente. Ad esempio, condivide la politica augustea di rinnovamento di Roma, rinnovamento edilizio. Assieme alla sorella Antonia Maggiore, provvede con un suo donativo, forse una pittura murale, all'arricchimento decorativo del Foro di Augusto. Questo atto attesta indubitabilmente la sua ricchezza, ma soprattutto la sua attiva partecipazione al programma ideologico che era sotteso all'edificazione del Foro di Augusto. Nel Foro, nel suo apparato architettonico e decorativo, si esaltava il nuovo Princeps, il vendicatore di Cesare della sconfitta romana contro i Parti, in una parola, il padre della nuova patria. Lui e la sua famiglia allargata, per così dire, dove un ruolo importante incominciavano ad acquisire proprio le donne. Qui si chiedeva la procreazione di un erede che avesse nelle sue vene il carismatico sangue di Augusto, in una parola la Domus Augusta, lui e la Domus sarebbero stati garanti dello splendido futuro di Roma. Antonia Minore è madre altresì presente nelle, ecco, un'immagine del Foro, ed ecco, mi scuso della cattiva qualità, d'altronde oggi abbiamo visto immagini bellissime, più volte ricordata, madre presente in occasione delle esequie del figlio Germanico. La Tabula Siariensis, dove per la prima volta appare ufficialmente il termine Domus Augusta, ci informa che, ecco qua la complesso stemma della famiglia: Tiberio, Iulia Augusta, nuovo nome di Livia, Antonia Minore, Druso Cesare e Agrippina Maggiore furono attivamente coinvolti nella scelta degli onori postumi da tributare a Germanico. Nel più volte ricordato Senatus Consultum de Neopisone Patre, quello appunto che condanna il legato di Siria, Pisone, perfetto filtro utilizzato dall'informazione ufficiale, si loda la famiglia di Germanico, unita nel dolore
nel rispetto e nella esaltazione della memoria del defunto. Infatti abbiamo visto, già sentito nelle eccellenti relazioni di questa mattina, che ci si ringrazia Iulia Augusta, Druso Cesare, Agrippina Maggiore, Antonia e la sua presenza è appunto sicura, Livia Giulia, sorella di Germanico, vedova di Gaio Cesare, già designato, e moglie di Druso Cesare, per la moderazio più volte citata, di cui hanno dato prova nel corso di questi eventi drammatici che hanno messo a repentaglio la sicurezza di Roma. Antonia, in seguito, dopo ovviamente la morte di Germanico, non esiterà a denunciare la figlia Claudia Livia Giulia. Ora io mi scuso, non entro in un territorio complessissimo, ma dovendo cercare un'immagine di Claudia Livia Giulia non ne ho trovate, quindi presento questa, un po' è stata da qualcuno riconosciuta, non è certo, ma appunto dannata nella sua memoria. Bene, Antonia non esita a denunciare la figlia perché verrà coinvolta nella cosiddetta congiura di Seiano. Il potente prefetto del pretorio, per consolidare la propria posizione nella successione di Tiberio, ci racconta Tacito, vorrebbe sposare la sorella di Germanico. Aspirerebbe, cioè, sulla base di quello che ci dice Tacito, a una sorta di correggenza del giovanissimo Tiberio Gemello, figlio di Druso e di Claudia Livia Giulia, nipote di sangue dell'imperatore. Seiano però sottovaluta Antonia Minore, la madre di Livia, nonché vedova di Druso Maggiore, fratello di Tiberio e cognata fedele di quest'ultima. Antonia fa recapitare per il tramite della futura, della fidata liberta Antonia Cenide, una lettera con cui accusa esplicitamente Seiano di aspirare al potere. Questo intervento segna la fine di Seiano, condannato a morte, come ci dice Cassiodione, nel 31, e di Livia Giulia, che muore poco dopo, non si sa se per volontà di Tiberio o della stessa Antonia, sempre Cassiodione. In questo caso, la penna di Tacito è molto incisiva. Descrive le manovre di Seiano, che si finge innamorato di Livia Giulia, e la induce ad avere una relazione sessuale con lui. La donna perde così l'onore e di conseguenza, ovviamente, qualsiasi freno inibitore. Tacito accusa Livia Giulia di aver ucciso il marito, Druso Minore ovviamente, per compiacere Seiano con, cito le parole di Tacito, la speranza di un'unione nel matrimonio nel regno, consortium regni. Spinta cioè dalla brama di potere. Livia Giulia, dice Tacito, nipote di Augusto, nuora di Tiberio, madre dei figli di Druso Minore, contamina se stessa e il suo nome e il suo nobile genere con un amante venuto da un municipio, fascinata dall'oscura atmosfera del delitto. Noi non sappiamo se Livia Giulia abbia veramente ucciso il marito oppure no, anche se a mio parere è molto improbabile per il fatto che la morte di quest'ultimo ovviamente indeboliva sensibilmente la sua posizione a corte. Di questo supposto avvelenamento non c'è nessuna prova concreta e a mio parere sembra, appunto non c'è nessuna certezza, essere una vicenda costruita a posteriori in seguito al fallimento della congiura di Seiano e alla sua esecuzione nel 31. In questa congiura il ruolo di delatrice spetta ad Apicata, che era l'ex moglie di Seiano, da cui l'uomo aveva divorziato nel 23, perché, come sostiene Tacito, doveva compiacere ovviamente l'amante Livia Giulia. Apicata, anni dopo, e questa c'è cioè una sequenza di fatti un po' complessa, la morte di Druso Cesare, di Druso Minore, oltre a denunciare la congiura, accusa apertamente in questo frangente il fatto che l'ex marito Seiano di Livia Giulia avevano avvelenato Druso Minore. E Tacito ci dice che si credette di trovare conferma a queste accuse nelle confessioni strappate con la tortura
a un medico di corte e a un eunuco. La condanna a morte di Livia Giulia però ci induce a sospettare una sua effettiva partecipazione. Va sottolineato lo sdegno di Tacito nella narrazione degli accadimenti per il fatto che una donna nobile si accompagna a un uomo non nobile, sia pure prefetto del pretorio, unione naturale da cui per lo storico romano non possono generarsi che mostri. E quando appunto Tiberio ha un colloquio sempre secondo Tacito con Segliano, dice: ma tu pensi veramente che io possa avere dei nipoti in comune con te? Quindi era chiaro il pensiero: la mia successione non può essere accomunata alla tua. Secondo il tradizionale racconto delle fonti letterarie, Segliano muore strangolato in carcere il 18 ottobre del 31 e i suoi tre figli li sono parimenti giustiziati poco tempo dopo. La figlia femmina, Elia Ionilla, già fidanzata col giovane Druso, figlio di Claudio e della sua prima moglie Plauzia Urgulanilla, sarebbe stata prima stuprata dal carnefice perché, come si sa, non era lecito per una Virgo essere uccisa in carcere. La moglie divorziata di Segliano Apicata non viene condannata, ma di fronte alla morte dei figli si uccide. Prima però scrive questa famosa lettera, di cui ho già parlato, in cui a Tiberio, in cui lo informa che era stato avvelenato il figlio. Un documento ufficiale come i Fasti Ostiensi riportano la data del suicidio di Apicata, il 26 ottobre del 31. Apicata, Segliano Uxor se uccidi. Dello strangolamento di Segliano in carcere e del figlio primogenito Strabone, mentre degli altri due figli riportano la dicitura con una scoperta di un nuovo frammento edito da Wittmann, che non era però presente nell'edizione del Corpus, in Gemonis Iacuerunt. Sono quindi sopravvissuti almeno fino al 31 dicembre. Quindi Cassio Dione non può dire il vero quando afferma che tutti i tre figli di Segliano Apicata erano stati uccisi nell'ottobre del 31 e che per questo motivo, avendo visto tutti i figli morti, aveva scritto la lettera a Tiberio incriminante per vendicarsi del marito. Come si vede, il racconto degli avvenimenti è assai complesso e la loro precisa ricostruzione non è per nulla sicura. Potrei dire che l'unica cosa certa è che la condanna di Segliano e del suo primogenito e il suicidio della moglie sono percepiti come avvenimenti di tale rilevanza politica da essere registrati in un calendario ufficiale, a riprova che la stessa congiura di Segliano aveva rappresentato un reale e concreto pericolo per il governo di Tiberio, al punto tale, come è stato giustamente detto, che i Fasti di Ostia celebrano come una vittoria un suicidio, quello di Apicata, ovviamente. Alla morte di Tiberio, avvenuta nel 37, come è noto, il Senato proclama imperatore Caligola, fortemente appoggiato dal prefetto del pretorio Macrone. Il breve principato di Caligola è caratterizzato dal ruolo riconosciuto all'elemento femminile. Antonia Minore, l'abbiamo già ricordata, muore nel maggio del 37. Nonostante le fonti Svetonio e Cassiodione alludano a un progressivo dissidio tra nonna e nipote, Antonia aveva allevato Caligola dopo che la madre di quest'ultima, Agrippina Maggiore, era caduta in disgrazia, la morte dell'anziana matrona, senza alcun dubbio, al di là delle maledicenze delle fonti, priva Caligola di un importante punto di riferimento, anche per le lei vaste clientele e influenti amicizie, soprattutto in ambito orientale, ereditate dal padre. Ma torniamo finalmente alla figura femminile, senz'altro più importante nella vita di Germanico, vale a dire la moglie, figlia di Agrippa e di Giulia, figlia di Augusto. Gli storici moderni hanno discusso a lungo sulla presenza e sul ruolo effettivo di Agrippina Maggiore sul fronte renano nella splendida lezione di Jean Rivière, oggi ne abbiamo sentito parlare, sul fronte renano tra il 14 e il 15,
insieme al figlio Gaio Giulio Cesare detto Caligola, anche in relazione alle differenti versioni di Tacito e di Cassio Dione, sicuramente quella di Cassio Dione più stringata, e ovviamente delle loro rispettive fonti. Il racconto delle azioni di Agrippina sul fronte militare, tanto per cambiare, complesso, in un certo qual modo pare rubare la scena al marito. Anche nel suo ruolo di galvanizzatrice e intermediatrice tra soldati romani e nemico. È stato anche ipotizzato che Agrippina concretamente premesse perché Germanico si ribellasse a Tiberio, ma Germanico rimane fedele al padre adottivo. Le narrazioni delle fonti, peraltro in contrasto tra di loro sull'effettivo ruolo della donna sul fronte, Agrippina in grado di contrastare e calmare i soldati in Tacito, mentre invece per la versione di Dione Agrippina è addirittura minacciata di essere presa in ostaggio per poter intervenire su quello Germanico, quindi sono versioni diverse. Vanno queste narrazioni diverse, a mio parere, ovviamente, ridimensionate e interpretate anche alla luce degli spazi che le Auguste conquistano, per così dire, effettivamente a partire dall'età silveriana. Ne parlava Jean Rivière su questa ipotesi di avvenimenti che sono interpretati con gli occhiali della contemporaneità delle fonti. In ogni caso, però, va sottolineato il fatto che con Agrippina la moglie di un comandante militare si trova sul fronte, è incinta assieme a un figlio piccolo, così come la madre Giulia era apparsa, parimenti incinta, alla plebe romana in occasione dei luti seculari, quando Augusto, come tutti sappiamo, doveva fare un po' di pubblicità alle poco amate leggi sul diritto di famiglia, con l'obbligo di sposarsi e fare figli. Sul fronte renano, dove erano presenti anche molti plebei che erano stati arruolati dopo la clade salariana, Agrippina dichiara davanti ai potenziali sostenitori del marito Germanico di appartenere alla Domus di Augusto per diretto diritto di sangue, se vivo Augusto Hortam, e rivendica questo suo ruolo di continuatrice della Domus stessa per il tramite delle sue numerose maternità. Tale motivo propagandistico, sicuramente presente nell'opera autobiografica che sarà redatta dalla figlia Agrippina Minore, con chiaro intento apologetico, è ben presente nelle pagine tacitiane che descrivono il ruolo di Agrippina Maggiore su questo fronte. La novitas di un'imperatoria uso sul fronte si inserisce quindi all'interno di un quadro dinastico. Il padre Agrippa, il nonno Augusto, il suocero Druso Maggiore, il figlio Gaio, soprannominato Caligola perché indossava le calzature militari e si trovava sul fronte, assieme ai genitori. Non va infatti dimenticato che con Tiberio imperatore un posto nella successione era stato acquisito dal figlio naturale dello stesso Tiberio, più volte ricordato Druso Cesare, che aveva tenuto la laudatio di Augusto dai rostri occidentali, mentre Tiberio da quelli orientali, come ci dice Cassiodione. Anche Druso Cesare poteva vantare un matrimonio dinasticamente forte. Era infatti sposato, come abbiamo già visto, con Claudia Livia Giulia, non soltanto, come ho già detto, figlia di Druso Maggiore e di Antonia Minore, ma soprattutto vedova del Gaio Cesare, quindi del predestinato alla successione di Augusto, e in quel momento, 14-15, parimenti incinta del suo stesso marito, ovviamente Druso Minore. Va notato che Tacito, Annali 44-6, molto acutamente individua la motivazione del dissidio tra le due coppie di principi. Possiamo pensare a William ed Harry in questo momento, no? C'è un po' di maretta. E cosa ci dice Tacito? La moglie di Germanico, Agrippina, superava in fecondità e in buon nome Livia,
moglie di Druso, quindi chiaramente con il suo stile classico ha perfettamente fotografato la situazione. Fine ovviamente della citazione tacitiana. Di eventuali analoghi gesti di Claudia Livia Giulia sul fronte illirico, dove forse aveva accompagnato il marito, non c'è dato a sapere, in quanto quest'ultima non ha avuto una figlia che ne abbia potuto eventualmente tramandare le gesta, se mai ci sono state. In ogni caso, nelle fonti, il matrimonio tra Germanico e Agrippina Maggiore è caratterizzato dall'affetto e dalla fedeltà reciproca. L'onestà e l'amore per il marito temperano l'arroganza del carattere della moglie. È già stato ricordato, sono sempre concordia, anche nel Senato Consultum de Neoquisone Patre è la concordia. Dopo la morte di Germanico, avvenuta nel 19, e quella di Druso Minore, avvenuta nel 23, si profila uno scontro nella corte di Tiberio tra Segliano e Agrippina Maggiore. Infatti, dopo la morte del marito ad Antiochia, e pur mantenendosi fedele alla sua memoria, ci dice Tacito che la sua pudicizia era impenetrabile, ma comincia a essere dominandi avida e quindi a comportarsi in modo totalmente antitetico al parametro maschile del comportamento femminile. Agrippina rientra a Roma e reca con sé l'urna contenente le ceneri del marito. Porta sicuramente avanti una brillante strategia comunicativa, si rappresenta come la vedova inconsolabile di un mito e prepara la successione a uno dei suoi numerosi figli. I suoi rapporti con Tiberio, stando alle fonti, si deteriorano ulteriormente dopo la morte di Druso. All'inizio degli anni 20, Tiberio favorisce una nuova versione dei fatti relativa a Teutoburgo, ascrivendone la colpa alla incapacità militare di Publio Quintilio Varro, mentre prima appunto la prima vulgata, era stata imputata al tradimento dell'Arminio Barbaro, presentato come aspirante alla tirannide, già da Tacito. La versione sull'incapacità di Varro, così come è presentata da Vallerio Pattercolo, mirerebbe a colpire proprio Agrippina Maggiore e il suo entourage, nello specifico Claudia Pulcra, stretta amica di Agrippina, vedova di Varro, pronipote di Augusto, in quanto figlia di Agrippa e di Marcella Maggiore, figlia di Ottavia, e suo figlio Publio Quintilio Varro Giovane, che furono rispettivamente esiliata lei nel 26, accusato di lesa maiestas nel 27 lui, dopodiché i Quintili scompaiono da tutti i radar delle fonti. All'interno dell'aristocrazia senatoria, da un lato ci sono alcuni amici di Germanico, che si alleano con Segliano e godono dell'appoggio di Tiberio. Dall'altro Agrippina Maggiore si coltiva la memoria del marito e cerca consensi tra altri senatori. I rapporti tra Agrippina e Tiberio si fanno sempre più tesi, anche con la corta regia di Segliano. Nel 26 Tiberio rifiuta ad Agrippina Maggiore il permesso di risposarsi, evidentemente per non rafforzare la di lei posizione. Agrippina Maggiore ricorda Tiberio ancora una volta di essere discendente del sangue di Augusta, questa volta è il celeste sangue di Aorta, quindi con questo secondo appunto questo climax delle parole tacitiane, quindi di poter giocare un ruolo importante all'interno della Domus Augusta, profondamente divisa nella designazione di un successore. Ritiratosi in volontario esilio a Capri, l'imperatore su istigazione di Segliano fa incriminare nel 29 Agrippina Maggiore il figlio Nerone. La donna morirà in esilio e Nerone verrà indotto a suicidarsi nel 30 o nel 31. La stessa sorte tocca al fratello Druso, arrestato nel 30 e morto in prigione nel 33. Caligola rimane l'unico superstite dei figli maschi di Germanico e, come sappiamo, sarà l'effettivo successore di Tiberio. Tacito descrive la moglie di Germanico in termini sostanzialmente negativi, soprattutto per il fatto che avrebbe trasmesso alla figlia omonima, madre di Nerone, il desiderio di essere Augusta. L'importanza della legittimità del potere su base familiare e dinastica sarà uno degli aspetti peculiari del successore di Tiberio, Caligola.
È possibile che questo imperatore abbia mutuato proprio dalla madre questo senso di identità familiare del potere imperiale. Se è così, se fosse così, Agrippina Maggiore può essere considerata una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella progressiva evoluzione del Principato. E non va neppure dimenticato la dimestichezza che Giulia Maggiore e le sue figlie avevano con l'ideologia regale ellenistica e che erano consapevoli che la Basilissa era portatrice della legittimità dinastica a differenza di una normale moglie reale. Ma la memoria di Germanico non si esaurisce certamente con Caligola. Infatti, in occasione dei giochi troiani, cui partecipavano i giovani aristocratici nel corso dei duchi secolari, che saranno organizzati dall'imperatore Claudio nel 47, Tacito scrive che la plebe avrebbe applaudito con più calore Lucio Domizio Novarmo, figlio di Agrippina Minore e futuro imperatore Nerone, piuttosto che Britannico, figlio dell'imperatore in carica e della sua terza moglie Valeria Messalina. Tacito parla espressamente, a proposito del giovane Novarbo, di memoria germanici, cuius illa reliqua subules virilis, il ricordo di Germanico, di cui rimaneva quella unica discendenza maschile, fatto che non sarà senza rilevanza nelle scelte dinastiche dello stesso Claudio, che sposerà la nipote Agrippina, ne adotterà il 25 febbraio del 50 il figlio di primo letto, che assumerà il nome di Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, oppure solo sporadicamente, ma non ufficialmente, Tiberius Claudius Nero Caesar. Grazie. Con il professor Massimiliano Papini, Sapienza Università di Roma, che ci presenterà questo contenuto, questa relazione, una vita di immagini, è stato il periodo di Germanico. Credo la scelta, insomma, dell'autore sia, poteva essere migliore, il Papini conosce tutti, è uno specialista bravissimo delle immagini, l'artistica, il linguaggio delle statue e non solo, ma per brevità siamo anche in ritardo. Ricordo, dal mio punto di vista, studi che si tratta in particolare di un volume importantissimo sulla artistica romana, che ovviamente è un volume attualmente insostituibile, che è una vita importante appunto a questo tipo di problemi. Quindi ti ascoltiamo con molto piacere, scelgo quindi la parola. Grazie, grazie anche a Marcello per l'invito, che mi ha fatto molto piacere. Nelle biografie, Svetonio informa sull'aspetto degli imperatori, statura, corpo, corpus, color, forma, con accorgimenti retorici, volti a generare simpatia o antipatia per quelli più virtuosi o viziosi. Pur se non dipendente da schemi della manualistica fisionomica, il biografo non era del tutto indifferente a una correlazione tra l'atteggiamento, l'espressione del volto e il carattere, come si riduce dei cenni al rapporto corpus-animus. All'inizio della vita di Caligola, di Germanico Svetonio dà un giudizio altamente positivo per la forma e la fortitudo, oltre al talento nell'eloquenza e nella cultura greca e latina. Con la sua bellezza stonava la gracilità delle gambe, però diventate a poco tornite con l'abitudine di andare a cavallo dopo i pasti. Svetonio non cita sue statue, ma ricorda quelle di uno dei 9 figli, forse il primo nato tra il 6 e il 12. È morto quando già cominciava a essere un bambino. Livia gli dedicò un'effigie in abito cupidinis nel tempio di Venere Capitolina, mentre un'altra ne teneva gusto nella camera da letto, baciandola tutte le volte che entrava. Per Bianchi Bandinelli, in quel gesto si esprimeva tutta l'ansia del settantenne Augusto per la successione. Di Germanico anche Tacito dà un rapido ritratto nel momento in cui gli viene comunicata la notizia della morte di Augusto. A lui era volto il favore del popolo. Civilis ingenuum e mira comitas erano i pregi di un individuo diverso nella parola e nell'aspetto da Tiberio. Una lode della dimensione repubblicana del personaggio, più accessibile rispetto al padre adottivo, considerato dispotico. Più avanti, dopo la morte, per i funerali di Antiochia, tra la revocazione delle sue virtù, vi fu chi,
espressione tacitiana et erant qui, nell'elogio funebre paragonava Germanico ad Alessandro Magno per forma, per età, per il modo stesso della morte e per la vicinanza dei luoghi dove erano deceduti. Il confronto fu favorito dal fatto che l'uno e l'altro erano belli di corpo e nobili di stirpe. La morte gli impedì di diventare solus arbiter rerum e, se avesse goduto delle stesse condizioni del Macedone, Germanico ne avrebbe rapidamente eguagliato la gloria militare. Una comparatio Alexandri, dunque. Molto si dibatte non solo intorno alle modalità della sua genesi, ma anche in merito a una consapevole imitatio o emulatio Alexandri da parte di Germanico già in vita, seppur mai esplicitamente segnalata dagli autori antichi. Non sono così mancate, specie tra gli storici, alcune letture abbastanza forzate degli indizi di una presunta sovrapposizione all'immagine del Macedone nel corso degli avvenimenti sia in Occidente, al tempo della campagna di Germania, sia, soprattutto, in Oriente. Certo, l'apprezzamento fu d'obbligo, ma topico, quando Germanico, da esperto oratore, tenne un discorso, tutt'altro che improvvisato, al popolo, ad Alessandria, spettacolo meraviglioso in primo luogo a causa dell'eroe fondatore, Alessandro, e poi c'è un'espressione un po' sibillina, difficile da tradurre in italiano, al 20 e 21, verso il quale coloro che hanno i medesimi obiettivi hanno un debito comune, che è un'espressione che in italiano non si vede tanto bene, ma che probabilmente si deve intendere nel senso di una relazione comune di Romani e Alessandrini nei confronti, quindi relazione nel senso di culto eroico di Romani e Alessandrini nei confronti di Alessandro. Non si può escludere che il raffronto con un modello di virtù bellica in determinate occasioni avesse ispirato Germanico, ma è sbagliato spingersi sino a parlare di una disposizione profondamente radicata nel suo animo. La presunta imitazione non lascia traccia nell'effigie, né in vita né dopo la morte, malgrado qualche commentatore abbia intravisto almeno in un tipo ritrattistico, che è quello della statua del bronzo di Amelia, il tipo cosiddetto Gavi, qualche reminiscenza dell'aspetto del Macedone, talmente vaga da essere inconsistente. Al di là di varie suggestioni, una testa nella collezione del castello di Erbach, con un elmo ricoperto di ciocche, ha suggerito un ulteriore parallelismo tra i due personaggi. Infatti, un'effigie con un elmo vagamente somigliante da qualcuno identificato come un Alessandro è riprodotta su monete d'argento di Seleuco I emesse a Susa. Eppure, a patto che il ritratto marmoreo raffigure Germanico, che non è escludibile, questo elmo distintivo della cavalleria e con reali corrispettivi in materiale organico e in metallo databili nel primo secolo d.C. non rende così direttamente stringente il rapporto con quell'unica testimonianza monetale d'epoca ellenistica che oltretutto può non riprodurre il grande condottiere bensì Seleuco I. Già Augusto aveva assunto un'attitudine di semplicità smoderata, ossia di autocontrollo di fronte alla raffigurazione di Alessandro, come in quei celebri quadri di Apelle collocati nella parte più frequentata del suo forno. Ben diverse furono le sue scelte ritrattistiche, rimaste poi vincolanti per la costruzione del volto e nella stilizzazione delle chiome per i membri della dinastia Giulio Claudio, e da quelle linee guida Germanico non poté derogare nel suo ruolo di successore dinastico. Egli fu senz'altro rappresentato prima del 4, ma le sue effigi divennero più frequenti dopo l'anno dell'adozione anche sulle monete. In vari contesti pubblici le statue di Germanico tra 4 e 14, testimoniate da epigrafi e o sculture, lo ritraevano in molteplici associazioni con i membri della famiglia imperiale, preferibilmente con Tiberio e Druso Minore. Gli esempi da vari luoghi sono già stati ripetutamente trattati e sono molto numerosi. I monumenti si moltiplicarono anche dopo la morte di Augusto, al pari delle missioni bronze provinciali con la sua effigie, 14 rispetto alle 3 d'età austera. In due epistole, una composta tra il 12 e il 13 e l'altra nella seconda metà del 15, Ovidio informa sui suoi ossequi al Sacrarium Caesaris all'interno della propria abitazione di Tomi. Alle immagini in argento del divo Augusto, di Tiberio e di Lille, già in suo possesso, affinché non mancasse alcun membro di quella domus, erano stati aggiunti Germanico e Druso Minore. La disposizione seguiva un principio dinastico. Dai versi si deduce che Augusto si trovava al centro, mentre Tiberio e Livia erano vicini rispettivamente
al figlio, Druso minore e a Germanico. Il ciclo sottolineava i legami familiari naturali di Druso minore con il padre, Tiberio, e di Germanico con la nonna, Livia. L'esempio d'ambito domestico rifletteva un costume collaudato nelle dediche pubbliche dei cicli dinastici con l'inclusione dei due eredi designati. Poterono ulteriormente rafforzare la pratica anche le statue consacrate al Divo Augusto e alla Domus Augusta in Circo Flaminio da un Gaio, Urbano Flacco, probabile consul ordinario sui 15. Gli onori dei correggenti entrarono a far parte anche della venerazione di Augusto a testimonianza del fatto che l'idea dinastica era in rapporto con la diffusione del culto imperiale. Nei gruppi statuari l'associazione più minimale era con Druso minore oppure con Tiberio e Druso minore, quest'ultimo schema attestato anche su emissioni come quella che vedete. La definizione dei tipi trattistici germanico, un tempo giudicato il capitolo più difficile nella trattazione di principi Giulio Claudi, è oggi abbastanza chiarita. Malgrado alcune incertezze nel loro riconoscimento, in particolare nella dittica e nella classificazione di singoli esemplari. Sono tre i tipi sinora circoscritti, quello definito Bézier, che è il numericamente più attestato e diffuso in tutto l'impero, è quello presente spesso nei cicli dinastici. Le 26 repliche conteggiate nel 1987 si sono incrementate oggi di qualche unità. Questo tipo tende a comparire insieme alle effigie di Druso minore, come appunto nel foro di Bézier in Gallia Narbonense. Proprio il rinvenimento nel 1949 di una testa dal foro di Nomentum con un altro del fratello adottivo e la sua possibile associazione con un'iscrizione ritrovata nel 1833 è importante per la revisione della cronologia del tipo Bézier, un'intuizione di una decina d'anni fa, per lo più ignorata, ma di recente rivalorizzata, ha permesso di rivederne l'abituale collocazione all'inizio del Principato di Tiberio. Viceversa, il tipo Bézier può risalire al momento dell'adozione del 4, per restare vincolante non solo col 14, ma anche dopo la morte di Germanico, come ricavabile dal suo uso in effigi sicuramente postume. Oltretutto, questa datazione può trovare sostegno nei visi molto giovanili di alcune repliche. L'effigie ha la bocca caratteristica di Tiberio e dei suoi parenti di sangue, i capelli sulla fronte hanno una frangia rettilinea e sopra la metà sinistra si trova una piccola scriminatura accompagnata ai lati delle tempie da due tenaglie di foggia non identica. Può così trattarsi di una ripresa intenzionale del tipo prima porta di Augusto a sottolineare il ruolo rilevante nella linea della successione. Ancora, alcune repliche esclusivamente appartenenti al tipo Bézier hanno una valvola che ricompare anche sulle dracme precedenti a Padocia emesse tra il 17 e il 32 e che paiono riprendere con qualche piccola modifica il medesimo tipo, poi vedremo nella conferenza seguente un'altra emissione di Cesarea di nuovo con un ritratto con valvola. Tale caratteristica non è mai stata adeguatamente spiegata. Poi il problema delle barbe, sin dal tempo dei sovrani ellenistici. Si è allora pensato che il viso non completamente rasato rimandi alla giovane età del personaggio anteriore al rito della depositio barbe, o, in modo poco verosimile, al lutto per la morte di Augusto, o addirittura, in maniera ancora più implausibile, al carattere di pretendente al trono. No. In modo significativo, anche le uniche effigie di Druso minore dotate di barbola, tutte appartenenti al tipo Bézier, tipo che si chiama, è un tipo omonimo, sono state da qualcuno ritenute appartenenti al periodo 4-19, un'idea però non generalmente, non accettata all'unanimità. Altrimenti la barbula poteva assumere una connotazione militare, una spiegazione adottata in particolare per il Germanico sulla gemma agustea a Vienna, la cui scena è riconducibile alla celebrazione della vittoria illirica, qualunque sia quale cronologia precisa da adottare. Il principe, che qui è raffigurato con tratti apparentemente infantili, all'epoca aveva dunque circa 25 anni. Eppure, se questo ritratto non ricalca il tipo Bézier, non risulta chiaro a quale altro tipo possa risalire. Capelli sorpettinati verso le tempie, senza tenaglie e con una forcella in mezzo alla fronte, più spostata verso la via dell'occhio destro. Perciò il volto germanico sulla gemma agustea è stato accostato ad altri tipi scultori. Tuttavia,
Anzitutto non v'è bisogno di pensare ad un tipo alternativo a quello Bézier da cui poter prendere ispirazione qualche anno più tardi dopo la morte di Germanico, il tipo Gabi. Non convince l'esistenza del così postulato tipo, del quale sarebbero sconosciute ancora repliche tutto tondo, che si immagina creato in occasione del suo primo consolato nel 12. Così, per l'effigie sulla gemma costea, si è chiamato in causa anche un ulteriore tipo, chiamato dell'adozione, forse, ritraente germanico, ma anche stavolta non sussistono ragioni per un collegamento salvo la forbice sulla fronte. Però è un elemento insufficiente, perché se è un'estrema semplificazione non si riconosce più il tipo, è troppo estrema la semplificazione per poter dire che questo è il tipo dell'adozione. Dopotutto, non è neppure così certo che si debba sempre attendere nella dittica una riproposizione puntuale di un tipo ritrattistico. Sulla gemma costea, anche il ritratto di Tiberio, vale la pena di ricordarlo, sfugge a una precisa classificazione. Per il tipo chiamato dell'adozione, per ora mai attestato all'interno dei cicli, al contrario di quello Bézier che avete visto prima, di recente, anche in considerazione del numero ridotto delle sue attestazioni, 8 o forse meglio, 6, si sono prospettate circostanze quali il matrimonio con Agrippina Maggiore o il conferimento degli ordinamenti trionfali nel 9 o nel 10. Gruppi a parte, Germanico dovette ricevere anche statue isolate, come nel caso di quella dedicata dai Sodales Apostales in campo ad Arano Providentiae, sulla cui base si provvide poi all'abolizione hominis di Pisone, secondo il Senatus Consultum de Neopisone Patre. Germanico fu Sodalis Apostalis dal 14 d.C. La Ara Providentiae era il monumento celebrativo della previsione da parte dell'imperatore della successione e della trasmissione del potere in maniera ordinata a garanzia della continuità dell'impero. E la sua dedica è controversa. Si pensa che la sua costruzione sia non da riferire al periodo del 13 e il 17 d.C., ma sia stata avviata con Augusto ancora in vita, al più presto nel 4, ma le richieste non ricordano la costruzione della Providentiae. Parimenti controversa la dedica di quella statua in germanico da qualcuno correlata al trionfo del 17, ma anche in questo caso è soltanto una suggestione, perché nessuna fonte ricorda la motivazione, e anzi da parte della critica la sua elezione era stata spostata in modo ancora meno convincente all'indomani della sua morte nel 19 d.C. Nel 18-19, con la missione speciale in Oriente che dette a Germanico la possibilità di affermarsi come successore designato di Tiberio, le città rivaleggiarono per onorarlo. A testa tacito che Latino e Germanico, in segno di particolare considerazione per l'alleanza con una città così antica, si fece accompagnare da un solo lettore, ma fu rimproverato da Pisone di non avere così rispettato il Decus Romani Nominis, rendendo omaggio non agli ateniesi veraci ormai estinti, ma a una schiera disordinata di stirpi. Con i quesitissimi honores ottenuti da Germanico e messi in relazione soprattutto la statua equestre sistemata sui pilastri avancorpo delle ali dei propilei Mnesiclei, per il monumento fu riusato un donario dedicato alla cavalleria ateniese sotto gli sparchi, Lacedaemonios, Xenophon e Pronapos, in seguito a un'operazione militare da loro comandata circa nel terzo venticinquennio del V secolo a.C. e ricostruito in base alle impronte con un cavaliere a piedi a fianco del cavallo. Quella che vedete non è una vera e propria ricostruzione, perché anche in parte errata, più uno schizzo della ricostruzione, ma da almeno un'idea. La base fu capovolta, mentre l'epigrafe originale fu ricopiata sulla faccia esposta alla vista di chi saliva sull'acropoli. Subito al di sotto della base fu incisa la dedica per il nuovo destinatario. Il gruppo scultorio in bronzo, allora sistemato lì, come ricostruibile grazie alle impronte, doveva costare di nuovo di un cavallo, stavolta però probabilmente con Germanico in sella, accompagnato da una figura a piedi, a parziale ripresa dell'antico monumento. È difficile dire quale fosse più precisamente l'aspetto della scultura di Germanico, il quale compariva forse con veste alla greca. Su quella dedica presso i propilei, Germanico è detto discendente del dio Augusto, e ad Atene le epigrafi superstiti non lo qualificano come Theos, come invece avvenuto in altre città greche. Nel gennaio-febbraio del 19, Germanico invece
si recò ad Alessandria, praticando molte consuetudini gradite al popolo, come passeggiare senza scorta militare, camminare a piedi scoperti, ossia senza calci ai senatori, e vestire con il palio l'emulazione di Publio Scipione, una condotta disapprovata da Tiberio, il precedente di Scipione, evocato perché anche lui era stato criticato per il comportamento non solo non romano, ma neanche soldatesco. Lui, che a Siracusa, nel ginnasio, passeggiava con il palio e con i sandali della greca, occupandosi di letture e di pratica atletica. Ad Alessandro Germanico rifiutò prudentemente tas epiptonus emoi cae isoterus e phonesis, che lui disse convenienti solo per il palio. Quindi queste acclamazioni che recano invidia, che mi recano invidia e pari agli dei, che lui disse convenienti soltanto per il padre, vero salvatore e benefattore dell'intero genere umano, e per la madre, perché loro solo disponevano a subire di Teiotis, minacciando di non comparire più in pubblico in caso di mancato rispetto. L'oggetto preciso della recusatio ci sfugge, ma egli respinse pubblicamente forse acclamazioni isoteroi del genere di curios, soter, cae e verdetes. Vigeva dunque una geografia differenziata in quei rifiuti. Se in Grecia germanico poteva essere appellato Teos, anche Claudio e Nerone compiranno rifiuti parziali ad Alessandria, città che inclina una fraseologia divinizzante poco compatibile con la facciata repubblicana, si configurava agli occhi dei romani quale luogo di potenziale trasgressione. Anche Tiberio ebbe un ruolo preponderante in materia, visto che si conoscono ben 4 testimonianze di suoi rifiuti che riguardavano tra l'altro la proliferazione incontrollata di onori eccessivi, tra i quali effigi in metallo prezioso in oro e in argento, templi, flammi, sacerdoti. Egli proibì inoltre che gli si erigessero statue senza la sua autorizzazione. Il discorso di Germanico non fa però cenno a monumenta, stato comprese, che di norma fanno invece parte del rifiuto di onori divini, così come codificato da Augusto e noto per imperatori, per ogni imperatore, Giulio Claudio. Prima della morte, all'inizio del 19, i senatori decretarono che Germanico e Druso, a seguito della pacificazione dell'Oriente, entrassero in Roma con un ovazio. Nel foro di Augusto, lo abbiamo sentito, su ciascun lato del tempio di Marte Dottore si innalzò un arco con l'effigie dei Cesari. Germanico, morto ad Antiochia nel 19, il 10 ottobre, non poté mai vedersi. Ovidio, in un'epistola dal Ponto, dal quarto libro, 15-16 d.C., incentrata sulla funzione eternante dei versi capaci di dare gloria e imperitura e sulla solidarietà tra poesia e potere, diceva di non voler costruire a Germanico un templum di marmo pario, un chiaro riferimento al proemio di mezzo delle Georgie. Evocando continuamente la dignità tra l'altro virgolette, del futuro princeps, Ovidio dichiarava di volersi mettere al suo servizio come vates in cambio di una pena più mite, in un rapporto personale ed esclusivo. Così il poeta apostrofa Germanico: con i versi si fanno anche gli dèi, una tale maestà ha bisogno di una voce che la canti. Tu, poeta, non puoi disprezzare l'omaggio di un altro poeta, perché il tuo spirito si divide fra Giove e la musa, e se non fossi stato chiamato a compiti più alti saresti diventato la più grande gloria delle Pieridi. Continuò Ovidio: la musa neppure noi allontana da quell'onda che lo zoccolo del cavallo, ossia Pegaso, fece scaturire, il Pocrene sulle Lipone, la fonte della poesia. Questo è un racconto che è un'autonoma rielaborazione fatta da Arato su materiale esodeo e ripreso anche nella ricca mitologia celeste dei fenomeni arati di Germanico, in cui egli oltretutto allude a sua volta alla descrizione del medesimo Alcyon contenuto nel quinto libro delle Metamorfosi. Le speranze di Ovidio andarono deluse, ma sul Grand Cambio de France vediamo Germanico, dopo la sua morte, salire in sella un cavallo alato identificabile con Pegaso, una scelta idonea per l'ascensione di un principe competente in fatto di stelle e catasterismi. Allora Germanico ebbe grandi onori, espressione della pietas omnium ordinum verso la Domus Augusta, del consensus universorum civium, che portarono a un'altra esplosione di sue statue e immagini di vari tipi e materiali nell'urbe, nelle colonie, nei municipi, appartenenti sia all'ambito del diritto sacrale sia a quello profano, come quella in curru triunfali a coronamento dello Janus Marmorus in circo
Flaminio, dedicato al Senato e al popolo romano. Malgrado gli imponenti omaggi, subito dopo la morte non sembra essere stato elaborato per Germanico un apposito tipo ritrattistico. Tuttavia, un terzo tipo, quello del bronzo, è considerato dalla critica quasi sicuramente postumo. Un tipo con almeno 11 repliche, quasi tutte dall'Italia, e della critica e a volte ricondotto all'ascesa al potere di Caligola in vista di una strategia di autolegittimazione del figlio di Germanico, la cui memoria è celebrata in modo massiccio tra il 37 e il 41 nelle missioni imperiali e nella notazione provinciale, specie in Occidente. Spiccano la forbice sulla metà destra della fronte e risalto conferito ad alcune ciocche mosse in maniera molto vivace sulla sommità della testa. Si riconoscono consonanze con il tipo ritrattistico principale dell'imperatore Caligola, per la forma sfinata del viso, per lo schema speculare della chioma e per il dettaglio dei capelli sollevati sul cranio. Molto meno convince l'individuazione di questa versione ritrattistica nel profilo del personaggio identificato con Germanico sul Trancamento de France, che, conformemente alla datazione della sardonica, oggi più corrente, indurrebbe a datare la sua realizzazione ancora sotto Tiberio tra il 23 e il 29, ovvero sia, non è che si possa escludere, però non lo si può appoggiare su questo confronto. Tuttavia, appunto, non pare molto opportuno confrontare le teste in marmo con la disposizione della chioma sul proprio germanico di profilo nel cammeo, un dettaglio per il quale è meglio attendere una corrispondenza puntuale a un tipo, o quantomeno non sempre. Anche Claudio celebrò la memoria del fratello, come nel gruppo statuario di cui sono note le iscrizioni scoperte nelle adiacenze dell'arco sulla Via Lata dedicata nel 51-52. Più controverso è il riconoscimento del Germanico su un celebre rilievo lacunoso a Ravenna d'epoca Claudia, forse d'epoca Claudia, con una rappresentazione di cinque personaggi della Domus Augusta, quasi equivalente ai cicli statuari. E l'identità di ogni figura, a parte il divo Augusto, è molto dibattuta. Di recente, la critica tende sempre più a individuare Germanico nella figura dei tratti giovanili con mantello in posizione poco lontana dal divo Augusto e affiancato da un personaggio loricato a sinistra. La stella a sette raggi sul capo sottolineerebbe il nuovo stato di un giovane eroe e l'assunzione del firmamento celeste di un nuovo astro. Questa è un'idea di Eugenio La Rocca, naturalmente ben argomentata, e poi, come spesso succede, acriticamente accolta, soprattutto dalla critica italiana. In realtà, se ben Germanico, in quanto defunto eccellente, avesse meritato omaggi che gli conferivano uno statuto interstiziale, non è forse del tutto appropriato parlare di onori eroici, e manca oltretutto la notizia di prodigi per lui, tantomeno in relazione al proprio oggi. La figura è ripetuta in modo identico sia nella postura sia nel drappeggio della veste, anche su un celebre rilievo da Gerico, raffigurazione di Marte e Venere, e sulla lorica di una statua da Cesarea Maritana della prima metà del primo secolo d.C. Questa serie suggerisce a logica la rappresentazione dello stesso individuo e non la mera riproposizione di uno schema adattato a un personaggio di volta in volta differente. Se attraverso quanto visibile della chioma sulla figura del Diego a Ravenna è impossibile riconoscere Germanico, una volta scartati altri improbabili candidati come il Genius Augusti, per varie ragioni è ancora conveniente conservare l'identificazione, quella tanto ben espressa da Klaus Fitch nel 1976, con il vivo Giulio, come il Sidus Iulium e ringiovanito, come sugli auri e denari emessi da Marcus Sanquinus del 17 a.C. in occasione dei ludi secularis. Sulla gemma Claudia a Vienna, datata intorno al 49, compaiono quattro capi tagliugata, sostenuti da quattro cornucopie. Si affrontano i busti di Claudio con Agrippina minore e di due personaggi proprio identificati con Germanico e insieme ad Agrippina maggiore. Claudio ha la corona di Querce, identificabile con una corona civica, che, benché non attestata dalle fonti letterarie e anzi inizialmente da lui rifiutata, fu forse abbinata all'offerta del titolo Pater Patriae da parte del Senato. Con quell'attributo compare anche nella monetazione di metallo prezioso nel 41-42, 44-45. L'imperatore indossa l'egida, Agrippina minore ha una corona murale e una corona di frutti cospiglie.
Agrippina Maggiore reca un elmo attico decorato con una corona di alloro, un attributo di Virtus, mentre Germanico indossa il palutamentum e non l'egida. Anche nell'encomio iperbolico di un prodotto dell'ambiente di corte, Germanico è distinto dalla Teiotes di Claudio. Ma anche lui porta la corona quercia, un attributo che ha spesso tanto disturbato da spingere ad altre identificazioni anche recenti, ma sbagliate, del personaggio raffigurato. Ma la corona civica è presente anche sul ritratto marmoreo del tipo Gabi, rilavorato in avanzata epoca imperiale a Rostock. Purtroppo ne sono disponibili soltanto delle illustrazioni che non sono granché. La corona civica è in genere un distintivo degli imperatori. Ricordiamo però anzitutto che tre tipi monetari dei primi anni del regno di Claudio, forse del 41-42, effigiano al dritto Druso Maggiore con corona di quercia. Inoltre, tra gli onori postumi testimoniati sia dalla Tavola Ebana sia da Tacito, era stato previsto che nei ludi Augustales fra i Sedilia, cui succedia, dipende dall'integrazione, dei Sodales Augustales, fossero poste sette curules di Germanico con, cum, secondo la tavola, o super, secondo Tacito, corone di quercia, in memoriam eius sacerdoti. Le selle erano da conservare e da tirare fuori dal tempio del Dio Augusto una volta che questo fosse stato completato, mentre provvisoriamente si dovevano conservare ed estrarre dal tempio di Marte Ultore. Siccome Germanico fu Flamen Augustalis e Sodalis Augustalis, si è ipotizzato che la corona di quercia fosse stata da lui portata già dal vivo in quanto Flamen Augustalis, alla stregua di un simbolo augusteo, per entrare a fare parte degli onori postumi a memoria del suo grado sacerdotale. Ma la corona di quercia sembra più propriamente da interpretare nel senso di un riferimento alle virtù militari del comandante, e a questo proposito la gemma, singolarmente poco addotta in tali discussioni, può soccorrere vista l'associazione al palutamentum e alle armi delle genti sconfitte sotto le cornucopie. Dal punto di vista iconografico, nell'immagine non è possibile stabilire una differenziazione tra la corona civica ob civis servatus, concessa dal Senato e dal popolo, o quella come dom militare secondo la consuetudine repubblicana ancora vitale al tempo di Tiberio, il quale l'aveva tributata a un gregarius miles, ma Germanico non accetta un gregarius miles. Lo stesso Tiberio, nel rifiutare vari onori straordinari, aveva respinto anche la corona civica in vestibulo, mentre, consultato intorno a chi potesse assumerla e con quali modalità, dette un parere in merito. Nella monetazione, in effetti, Tiberio non reca mai la corona civica, al contrario di alcuni suoi ritratti, in un tipo chiamato Chiaramonti, da considerare però postumi, oppure nella Gittica, e probabilmente ancora in vita, come sul Gran Camino de France. Sul Germanico della Gemma Claudia, sulla testa marmorea a Rostock, la corona civica non è però il segno di un semplice dono militare ottenuto in vita, ma rimanda all'onore postumo della corona di quercia deposta sulla sella proprio grazie in virtù dello stretto collegamento con la corona civica per eccellenza di Augusto, al quale fu conferita per la restitutio repubblica, un onore consono per un principe morto ob rem publicam, come recitava l'iscrizione dell'arco in circo Flaminio. Infine, se stando a Tacito la maggior parte degli onori decretati per Germanico resistette, mentre altri furono subito abbandonati o cancellati dal tempo, e se varie testimonianze nel territorio dell'impero documentano la permanenza della sua memoria ancora nel III secolo d.C., al periodo successivo all'età Claudia non è più possibile riferire le sue immagini. Qui mi sono chiesto a lungo se dirvi non sembra o se non è, perché in realtà c'è stata una nuova proposta di riconoscere Germanico su una testa in portico di epoca costantiniana, però alla luce di quello che ho letto vi dico ancora, non è incredibile alcuna immagine. Grazie. Passiamo all'ultima di questa sessione, all'ultima relazione, che chiamo Performing Washing, che ci presenterà una relazione dal titolo I figli di Germanico.
possiamo dire che è una seconda parte della, possiamo dire che è una seconda parte della relazione che abbiamo appena sentito, che è un germanico e i figli di germanico. Non mi azzardo nemmeno a presentare questo workshop, credo tutti conoscano in maniera dettagliata, è un finissimo conoscitore dell'arte romana in generale e non solo romana, e in particolare un conoscitore straordinario della ritrattistica, ricordo ad esempio un volume su Caligola. Gli cedo volentieri la parola e lo ascoltiamo con molto interesse. Grazie a lei, vorrei soprattutto ringraziare Marcello Barbanera che è stato così gentile da tradurre il testo della mia lezione. Grazie Marcello. Dal matrimonio di Germanico con Vipsania Agrippina, la nipote di Augusto, nacquero 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, l'abbiamo già visto, che raggiunsero l'età adulta e svolsero un importante ruolo politico. Fino dai bambini vennero presentati in occasioni pubbliche. Quando Germanico, nell'anno 17 d.C., poté celebrare il trionfo a Roma per i suoi successi in Germania, 5 dei suoi figli sfilarono con lui sul carro trionfale. In seguito, quando il Senato, dopo la morte di Germanico, fece erigere un arco in suo onore presso il Circo Flaminio, furono erette anche le statue dei suoi figli e delle sue figlie. Anche questo abbiamo già visto. Ai 2 figli maggiori di Germanico, Nerone e Druso, furono erette statue onorarie già subito dopo la nascita. Questo si può desumere dal programma di un gruppo appartenente a un arco tardo agosteo a Ticinum, odierna Pavia, eretto negli anni 7 o 8 d.C. L'arco e le statue sono andati perduti, ma le iscrizioni sono tramandate del manoscritto dell'anonimo di Einsiedeln e già Theodor Mommsen le aveva interpretate correttamente. Si può vedere qui la collocazione delle iscrizioni con i nomi delle persone onorate e in basso le iscrizioni dei figli di Germanico, Nerone e Druso. Al centro dell'arco o di questo monumento erano collocati l'imperatore Augusto e la sua moglie Livia. Alla destra di Augusto c'erano 4 parenti più giovani dell'imperatore nell'ordine in cui erano destinati alla successione. Per primo Tiberio, poi seguivano Germanico, Druso minore, figlio di Tiberio, e infine il primigenito di Germanico, Nerone. Sul lato sinistro c'erano i defunti figli adottivi, Caio e Lucio, poi Druso figlio di Germanico e Claudio il fratello di Germanico. Nerone, il maggiore dei 2 figli di Germanico, aveva all'epoca al massimo 2 anni e il suo fratello Druso al massimo 1 anno. Entrambe le iscrizioni designano i piccoli principi come figli di Germanico e pronipoti di Augusto. Oltre all'imperatore regnante e sua moglie, questo gruppo di statue riuniva tutti i parenti maschi che avevano diritto alla successione al trono. Soprattutto le statue dei 2 principi minori promettevano una continuità del governo, un passaggio ordinato e regolare del potere per 4 generazioni. 15 anni più tardi, dopo la morte di Augusto, di Germanico e di Druso minore, i 2 figli di Germanico erano solo a un passo dal potere, tanto che dopo l'imperatore Tiberio, adottato da Augusto,
erano i più vecchi parenti di sesso maschile di quest'ultimo, ormai divinizzato. Come figli di Germanico erano nipoti di Tiberio e pronipoti di Augusto. Tiberio nel 23 d.C. raccomandò Nerone Druso Germanico al Senato, dimostrando con ciò che l'imperatore li considerava come suoi successori. Ciò sembra indicare una successione secondo il modello augusteo. Così lo interpretarono anche gli abitanti delle province. Le città spagnole Cesare Augusta e Cartago Nova coniarono monete che mostravano Tiberio sul retto e teste di Nerone Druso sul verso, si vede qui in basso. Con ciò ripetevano il modello che era già in uso nel periodo augusteo, Caio Riccio, in alto, e dopo questo nel periodo iniziale del regno di Tiberio per Germanico e Druso. Ma a differenza di Augusto, Tiberio non aveva adottato i due principi. E a differenza di Caio e Lucio sotto Augusto, i figli di Germanico furono poco sostenuti dall'imperatore. Mentre i figli adottivi di Augusto erano stati designati consoli, già all'età di 15 anni i figli di Germanico non ricevettero alti incarichi politici né compiti militari. Ben presto entrano in conflitto con Seiano, con la conseguenza che li portò a essere banditi e infine uccisi. Erede di Tiberio diventò, come è ben noto, Caio Caligola, il più giovane figlio di Germanico. Egli riabilitò i suoi parenti esiliati e uccisi, la madre Agrippina e i fratelli Nerone e Druso furono sepolti con una spettacolare cerimonia nel mausoleo di Augusto. Essi appaiono, come anche gli altri parenti di Caligola, sulle sue monete. I fratelli qui a destra sono mostrati come una coppia di cavalieri con un riferimento ai Dioscuri. Passiamo alle testimonianze archeologiche. Il Gran Cammino di Francia, che abbiamo già visto, è una testimonianza impressionante alle aspirazioni dei figli di Germanico dopo la morte di Druso Minore nel 23 d.C. Alto 31 cm e largo 26, non è soltanto il più grande cameo antico, ma anche una delle opere più spettacolari dell'arte romana. La sua interpretazione in alcuni punti non è chiara, ma la datazione invece è certa, perché deriva dalla distribuzione delle persone raffigurate. Le piccole teste non sono copie esatte di ritratti plastici a grandezza naturale, ma è ovvio che risalgono ai tipi iconografici che sono stati utilizzati anche per le statue e i ritratti monetari. Nella zona superiore la figura centrale è Augusto. Si tratta della stessa immagine che compare sulle monete postume, in cui è caratterizzato come divus dalla corona radiata. Ciò indica l'esecuzione del cameo dopo la morte di Augusto e la sua divinizzazione da parte del Senato nel 14 d.C. Vicino all'imperatore divinizzato fluttua un ufficiale con uno scudo. La conciatura e la fisionomia corrispondono ai ritratti di Druso Minore secondo il tipo di Leptis Magna. Sulla tempia destra una singola ciocca
è voltata verso la meta del viso, mentre la Francia è rivolta nella direzione opposta. Nel volto il naso curvo e il mento sfuggente ben corrispondono ai ritratti marmorei e alle immagini monetarie di Druso minore. Nella zona centrale l'imperatore seduto è la persona più importante. Non solo occupa la posizione centrale, ma è vestito con l'ecida di Giove. La testa è stata rilavorata in tempi successivi, i capelli sono parzialmente abrasi e sulle guance lisce furono incisi i corti pelli di una barba. Dall'acconciatura originale sono però ancora conservati resti significativi visibili sotto la corona. Corrisponde a una versione del ritratto di Tiberio che Dieter Hertel ha denominato tipo Chiaramonti. Allora, qui il confronto con una replica al Louvre. Accanto all'imperatore siede sua madre Livia, anche la sua testa corrisponde ai ritratti di grande formato. I capelli sotto la corona formano piccole onde portate all'indietro e nascondono la parte superiore dell'orecchio. Sul collo le ciocche sono raccolte in una coda legata da un nastro sottile. Queste precise caratteristiche si ritrovano in un ritratto di Livia al Louvre, per esempio. Attraverso la determinazione di questi ritratti viene già fornito il quadro di riferimento per la datazione e l'interpretazione. Giuseppe Maggiore ha già lasciato la terra e si colloca a lato di Augusto divinizzato. Livia invece siede in trono ancora accanto a suo figlio Tiberio. Il cameo deve perciò essere stato lavorato dopo la morte di Druso nel 23 d.C., ma prima della morte di Livia nel 29 d.C. In questo schema si possono inserire due altri ritratti, questo di Germanico, per esempio, accanto ad Augusto, di cui ha già parlato Massimiliano Papini. A ciò si accorta anche che la donna sul trono a Sfinci sulla destra sia Agrippina Maggiore, moglie di Germanico. I suoi capelli sono divisi al centro e mossi sulle tempie in grandi riccioli quasi a coprire interamente l'orecchio. Sul collo le ciocche sono raccolte in una coda come per Livia. Queste caratteristiche trovano confronti con una testa di Agrippina Maggiore a Modena, per esempio, ma anche con altre repliche di questo tipo. I tre giovani con corazza che circondano l'imperatore in trono sono collegati dal loro abbigliamento, ma allo stesso tempo sono distinti per età e il loro significato è differenziato attraverso la composizione. La figura stante di fronte di Tiberio è il più vecchio e si trova nella posizione di rilievo davanti all'imperatore. Portava corte basette a riccioli che lasciano libero il mento e la bocca. L'uomo con il trofeo viene connotato come più giovane da una barba poco cresciuta e ancora più giovane è il ragazzo a sinistra. Nel contesto della datazione del cameo è chiaro che le tre figure devono corrispondere ai tre figli di Germanico, Nerone, Druso e Caio.
Jean-François Charbonneau aveva notato che la testa di Nerone, figlio di Germanico del Cameo, segue un tipo di ritratto tramandato da repliche a tutto tondo, come la testa della Basilica Giulia di Corinto, che qui presento in un calco di cesso. In entrambe le teste la barba è lavorata a riccioli e lascia liberi il mento e la bocca. In entrambi i capelli sopra la fronte formano una grande ciocca a tenaglia allineata orizzontalmente e ben riconoscibile nel ufficiale del Gran Cameo sotto l'elmo. In questo contesto è decisivo che Tiberio, nonostante la sua assimilazione a Giove, reca in mano il litus, l'attributo degli auguri. Questo dettaglio caratterizza l'imperatore come comandante supremo del momento, che è l'imperatore che prende gli auspici per le campagne militari e quindi ha il comando supremo. In questo modo è chiaro che i giovani ufficiali non agiscono in modo indipendente, ma per conto dell'imperatore. È l'imperatore che invia i generali e a lui fanno ritorno quando hanno compiuto la loro missione. Ciò corrisponde di certo non a caso alla raffigurazione sulla gemma Augustea di età data Augustea. Qui è Augusto che regge il litus e quindi ha il più alto grado di comando. In questo caso sono Tiberio e il giovane Germanico che vengono inviati da Augusto e tornano vittoriosamente. Una simile gerarchia della famiglia imperiale è mostrata nel rilievo della cosiddetta spada di Tiberio. E anche l'iscrizione di un arco eretto nel Foro Romano in occasione delle vittorie sui Germani ribadiva che queste sono state riportate tuctu germanici auspicis Tiberii, vuol dire sotto la direzione di Germanico, ma sotto il comando supremo di Tiberio. Il Gran Cameo mostra quindi le speranze e le aspettative dei figli di Germanico dopo la morte di Druso Minore. Sotto il comando supremo dell'imperatore sarebbero dovuti andare, come un tempo Tiberio e Germanico, in guerra, sottomettere popoli stranieri, ottenere gloria militare e tornare vittoriosi. Per primo avrebbe dovuto essere inviato il figlio maggiore di Germanico, Nerone, ma anche i suoi due fratelli più giovani sono già pronti per la guerra. Sul successo del giovane principe non si può esserci alcun dubbio. Druso regge già un trofeo e il piccolo Caio, Caligula, calpesta le armi prese dai nemici. Questi sono i simboli di precedenti vittorie romane. Nerone, Druso e Caio continueranno ora le campagne vittoriose dei loro antenati. I desideri e le aspettative che sono raffigurati in modo così suggestivo in questo cameo, come sappiamo, non si sono realizzati. Al contrario, la breve carriera dei figli di Germanico, Nerone e Druso, si conclude con una catastrofe e la loro morte precoce. Nerone fu esiliato e morì, e Druso fu arrestato e imprigionato sul Palatino, dove morì di fame.
statue dei figli di Germanico, come abbiamo già visto, sono state eseguite già in età tarda, tardo Augustea, successivamente, a partire dalla morte di Germanico fino alla caduta di Nerone e di sua madre Agrippina Maggiore. E poi ancora durante il regno di Caligola. Tra i ritratti dei figli di Germanico, il meglio conosciuto è quello di Caligola. Il tipo principale è rappresentato, per esempio, delle teste di Eraclion e Venezia. Presentano un'acconciatura che si divide al centro del viso. Da lì i riccioli si sollevano leggermente ai lati. In entrambi gli angoli della fronte ci sono due ciocche a tenaglia non eseguite simmetricamente. Il volto è di un adolescente. Questa versione è certamente identificata come Caligola per la sua conformità con le monete. È stata utilizzata durante tutto il regno, dal 37 al 41, è conosciuto in più di 30 copie. Ci manca una foto. Il ritratto di Caligola ricorda chiaramente l'immagine del suo padre Germanico. Questa somiglianza avrebbe dovuto rendere visibile la parentela con Germanico, che già sotto Augusto era stato designato successore di Tiberio e che godette di grande popolarità tra i soldati e il popolo romano. Tramite ciò anche il governo di Caligola avrebbe dovuto legittimazione. Durante il regno di Caligola, tuttavia, comparve un altro tipo di ritratto che invece si distaccava dalla significativa acconciatura del ritratto di Germanico. Le ciocche qui cadono regolarmente e separate sulla fronte sono rivolte verso l'angolo destro della fronte. Il volto è difficile da giudicare a causa dello stato di conservazione delle repliche, ma le guance sono più piene ed hanno un aspetto di più di maggiore anzianità. Per l'identificazione dei ritratti dei due figli più grandi di Germanico, Nerone d'Uso, ci sono diversi punti fermi. In primo luogo, come si è visto, il confronto con il Gran Cammio, che ha portato all'identificazione del tipo di ritratto basato su testa di Corinto come Nerone. Di esso c'è un certo numero di repliche, tra cui i busti di Stoccata e Antichiera e le teste a Tarragona e in proprietà privata raccolte in questo diapositiva. Non c'è dubbio che si tratti di un tipo ufficiale. In tutte le repliche la conciatura mostra una forcella centrale e agli angoli della fronte due grandi riccioli a tenaglia molto mossi. La maggior parte delle coppie di questo tipo porta una corta barba riccia che, come nella testa di Corinto, copre le guance ma lascia liberi il mento e la bocca. Anche qui manca il Germanico. Il fratello minore Druso è rappresentato in un tipo di ritratto che comprende una testa a dolce a destra. Con i ritratti di Germanico, di Caligola e di Nerone condivide la disposizione dei capelli sulla fronte, che anche qui si dipartono da una biforcazione centrale, ma le tenaglie di riccioli ai lati sono ridotte.
Tutte e tre i fili di Germanico presentano quindi una variazione di acconciatura che era stata creata per Germanico nel cosiddetto tipo di Gambino. Durante il regno di Tiberio, tutte e tre i fili di Germanico non hanno avuto alcuna possibilità di distinguersi attraverso cariche politiche o successi militari. Le loro ambizioni politiche si fondavano esclusivamente sul base dinastica, tramite la discendenza dal Divus Augustus e la parentela con Germanico. I loro ritratti mostrano questa stretta connessione. L'unica eccezione è il secondo tipo di Caligula. Dopo che Caligula effettivamente divenne imperatore, fece realizzare una nuova versione del proprio ritratto che lo distingueva nettamente dal Germanico e sottolineava la sua indipendenza. Grazie. Ciao a tutti, con grande onore presento, apro questa ultima sessione di oggi presentando Matteo Gadario. Matteo Gadario è un grande esperto di quello che è un po' uno specifico iconografico di oggi, di questo convegno che comincia a convergere verso il tema dell'oggetto, che è il motivo anche per cui ci troviamo a fare questo convegno qui, ovvero la statua di Germanico con la sua corazza. E sarà anche una conferenza che parlerà di un punto molto problematico e molto discusso, e quindi spero avrà in seguito una discussione interessante. Matteo. Allora, ringrazio in primo luogo Marcello Tavanera per l'invito e io, il mio intervento in realtà sarà dedicato comunque all'uso dell'abito militare nelle immagini di Germanico in senso più generale. Cercherò di riassumere alcune parti che sono state già in parte già trattate, insomma, dalle relazioni precedenti. In primo luogo Germanico è raffigurato e ubicato in alcuni monumenti che appartengono alla categoria delle cosiddette rappresentazioni storiche, dove con l'eccezione della sua comparsa da infante sull'Ara Pacis e di poche monete provinciali, Germanico appare in effetti quasi sempre con indosso l'habitus militaris. La frequenza di questa scelta nasce probabilmente dall'esigenza di sottolineare ogni volta il suo ruolo di erede designato, impegnato sul campo, applicando così uno schema inventato nel corso dell'età augustea per evidenziare il possesso degli auspici amilizie da parte del princeps in carica, nello stesso tempo la continuità degli onori e dei compiti militari all'interno della gens Iulia. La stessa schematica di estinzione di ruoli era stata infatti applicata nella tazza di Bosco Reale al padre Druso, che sarà poi estesa, come abbiamo visto, al figlio maggiore Nerone nel Gran Torneo di Francia. L'esordio di Germanico Loricato è rappresentato per noi dalla gemma augustea, in cui l'identificazione è sicura, sebbene, come ci sia stato detto, la sistemazione della frangia, caratterizzata dal solo motivo a forbice e dall'assenza di tenaglie, non corrisponda perfettamente a un tipo ritrattistico definito, anche se, certo, tutto sommato assomiglia forse più al tipo dell'adozione, cosiddetto, di Germanico. Come noto, la gemma celebra i successi di Tiberio per la soppressione della rivolta illirica, a cui Germanico diede un contributo importante sul campo, ottenendo di ornamenta trionfalia. La cerimonia specifica raffigurata sul cammeo è incerta, è stata identificata con il reditus vittorioso di Tiberio nel 9, con il suo trionfo posticipato nel 12, o meno probabilmente con il conferimento dell'imperium proconsulare nel 13. Il costume ubicato di Germanico consente comunque di collocare la scena nel contesto extrapomeriale di quelle cerimonie di benvenuto che contribuivano a reinserire nel corpo civico chi tornava nell'urbe da una campagna militare. Svetonio e Castiglione hanno descritto la celebrazione di un reditus presso i Setta alla presenza di Augusto e Tiberio e dello stesso Germanico, prima incaricato di portare la notizia della vittoria e citato poi nella successiva conzio da Augusto.
Sebbene i due testi si presentino come riferiti a due ritorni diversi, ossia il Cassiodione, quello della primavera del 9, successivo alla sconfitta dei soli Pannoni, e in Svetonio, quello del seguente autunno, che celebrò la resa definitiva dei Dalmati, ma fu funestato dalla clade svariata, è probabile che derivassero dalla stessa fonte annalistica. Essa descriveva in realtà probabilmente la stessa cerimonia che la consua successiva fa attribuire al primo dei due Praeditus, come scriveva Cassiodone. Quindi c'è qualche possibilità, insomma, che la gemma si riferisca a questo evento. Non bisogna però dimenticare che anche nel giorno del trionfo la cerimonia ebbe più fasi, visto che Tiberio si fermò a omaggiare Augusto, che aveva rinunciato a condividere l'onore con lui, scendendo dal carro trionfale proprio come si vede sulla gemma. Resta però, come è stato detto questa mattina, l'enorme problema del numero di cavalli aggiogati al currus, che non è quello canonico, perché sembrano due, perché un cavallo sembra proprio essere pertinenza di Germanico. E questo è un grosso problema, non credo che ci sia una soluzione plausibile in questo momento sulla gemma augusteo, che non sia facile, insomma, bisogna sempre fare delle scelte dolorose. Detto questo, nel Cammeo prevale comunque l'intenzione di mostrare la perfetta concordia della gens iulia, pur nella distinzione dei singoli ruoli e della gerarchia degli eredi designati. Nel caso che si riconoscesse il giorno del trionfo, la volontà di celebrare la concordia dell'intera Domus Augusta, ben esemplificata dal gesto umile di Tiberio di scendere dal currus, potrebbe spiegare la scelta di rappresentare il prologo della cerimonia e non la pompa triumphalis vera e propria, in cui il trionfatore sarebbe stato l'unico protagonista. L'immagine applicata da Germanico segnalava probabilmente la sua condizione di legato e intendeva presentarlo come il ritorno dalla guerra, come indicano la barbula e alcuni dettagli realistici del costume militare, ossia il cingulum, il mantello allacciato sulla spalla destra e anche la posizione della spada, che vedete è tenuta sotto il braccio ma non riposta nel fodero, come del resto si vede anche in tanti rilievi funerari contemporanei. La rappresentazione della corazza con pterugas di tipo classicistico connota inoltre il rango di Germanico e lo distingue dai soldati impegnati nell'elezione del trofeo nel registro inferiore, entrambi raffigurati con indosso corazze con pterugas frangiate di tipo ellenistico, ovvero con corazze da campo. La stessa alternanza di tipologie di ricati, come vedremo, con analogo valore insieme simbolico e gerarchico, caratterizza del resto anche altri già citati prodotti di corte di età augustea e Giulio Claudia, come le tazze di Bosco Reale e il Gran Cammeo di Francia. A proposito di quest'ultimo, qui riassumo, Germanico ha identificato nella figura sul cavallo alato, che secondo me potrebbe essere l'Equus Martis, citato anche per l'apoteosi di Romolo secondo Orazio e Ovidio, e penso ai Pegasi, dei capitelli del tempio di Marte Ultore. E Germanico qui indossa a sua volta la corazza, che in questo caso è priva di pterugas, sottolineando il suo nuovo status, tra virgolette, eroico, pare a quello di Druso minore, ossia il personaggio raffigurato dalla parte opposta della volta celeste. E qui ne approfitto per farvi vedere che esiste una vera e propria semantica, una gerarchia dei tipi, potremmo dire dei costumi noricati, che vanno dall'età augustea all'età Giulio-Claudia, che noi conosciamo solamente da questi prodotti di corte, fondamentalmente. Esiste una corazza senza pterugas, cioè senza le frange, diciamo, che costituiscono il gonnellino sottostante, che viene usata per raffigurare divinità come Marte, ma viene usata, per esempio, nel Gran Cammeo di Francia, proprio per raffigurare Druso e lo stesso Germanico, e che poi vediamo anche una figura di probabile personificazione sulla gemma austera, e questo è il livello più elevato. Esiste poi la corazza con pterugas semicircolari a linguetta di origine classicistica, che viene usata rigorosamente per gli eredi loricati. Druso Maggiore nella tazza del Bosco Reale, Nerone e Druso Cesari, come abbiamo appena visto nel Gran Cammeo di Francia, Germanico nella gemma augustea e lo stesso Germanico nella spada di Tiberio. E poi c'è un terzo livello, che è quello della corazza da campo con le pterughe sfrangiate, per gli ufficiali di solito, ovvero per un ufficiale sulla coppa di Bosco Reale e poi per gli ufficiali che erigono il trofeo nella gemma augustea. E, cosa più interessante, per Caligola, che quindi viene differenziato dai fratelli
non solo nell'età ma anche nel costume. E questo mi sembra l'elemento che volevo in realtà mettere in evidenza, perché la gerarchia dei costumi lauricati mi sembra chiara, bisogna chiedersi come mai il suo sia stato distinto dagli altri, e il dubbio che si faccia riferimento alla sua nota infanzia castrense è molto forte e sarebbe un ulteriore elemento interessante, insomma, da mettere in evidenza nell'ottica di quella cronologia tra il 23 e il 29 che è stata proposta. Ecco, di questo immagini mi sembra un dato da osservare. In ogni caso, anche sul Gran Cameo tutti i principi sono quindi raffigurati con indosso la corazza e la scena centrale, riproducendo appunto lo schema dell'incontro tra il Principis e la rete, trova il successo di un repertorio ormai standardizzato che noi cogliamo solo per frammenti e in media differenti, ma circolato regolarmente. E non solo nei prodotti di corte, perché è stata già evocata la spada di Tiberio, la placca decorante, la spada cosiddetta, trovata presso Logonziaco, adotta la stessa formula di distinzione del Princeps dal suo erede designato nell'abito e negli atteggiamenti. La scena in cui Germanico Lauricato, sempre con indosso la corazza anatomica con terpes e linguetta, consegna la victoriola a Tiberio, assiso in trono in costume giovio, alla presenza di Marsulto e della Vittoria Augusta, evidenziava bene il suo doppio ruolo di erede e imperatore Nicefalo e illustrava perfettamente anche il quadro istituzionale e legale in cui si era mosso il nipote dell'imperatore in Germania. Come ha già detto il professor Boschum, l'iscrizione di dedica nell'arco forense eletto propter edem Saturni nel 16 ricordava a tutti che il recupero delle insegne era stato ottenuto ductu germanici auspicis Tiberi, che potrebbe quasi essere una perfetta didascalia di questa immagine. Ci sono poi due monete che mostrano Germanico con indosso la corazza, non più nel contesto di queste immagini collettive della Domus Augusta, ma sommata solo, celebrando lui e le sue tre geste, sia sul dritto che sul rovescio. Alla campagna condotta in Germania e alla unzio della Clades Variana allude il Dupondio, coniato probabilmente sotto Caligola. Le due facce della moneta compendono abilmente l'esito delle campagne del 15 e del 16, da noi postumi concessi a Germanico e noti per noi dalla tabula Siariensis. Proprio il carattere postumo della moneta spiega probabilmente la solitudine concessa a Germanico. Egli appare quindi in quadrigeis sul dritto, e l'assenza dei figli del carro esclude, direi, la volontà di riprodurre realisticamente la cerimonia trionfale del 17, ma fa pensare piuttosto a un'allusione alla statua in curru triunfali eretta nel 19 sull'arco in circo Flaminio. Il rovescio mostra invece Germanico Lauricato con il braccio destro sollevato nel gesto di prendere la parola e l'aquila legionaria nella sinistra. Egli indossa ancora una volta una corazza anatomica con pterobes classicistiche. L'immagine dell'erede Tiberio con l'aquila evoca in questo caso l'imago Germanicis Caesaris recipientis signa militaria ab Germanis, collocata presso il Tertius Janus eretto ad Ripam Rei, di cui ci ha parlato prima il professor Tortorella. Il Dupondio voleva quindi rinvigorire la memoria dell'impresa di Germanico attraverso gli onori pubblici postumi ricevuti, che avevano previsto per lui proprio immagini in quadriga e con insegne militari. Verosimilmente queste ultime Lauricate, almeno a giudicare da questa moneta. Sarebbe interessante capire se il Dupondio abbia preceduto o accompagnato la spedizione germanica di Caligola del 39-40. Nel primo caso avrebbe dovuto dare a Caligola quella legittimazione militare che gli mancava e che ottenne poi con la sua spedizione. Un'altra importante immagine di Germanico Lauricato appare nelle didracme coniate a Cesarea di Cappadocia, e raffigurate sul dritto un bel busto di lui e sul rovescio la rappresentazione di un evento specifico, ossia l'incoronazione di Zenone, sovrano di Armenia, con il nome di Artaxias, che avvenne ad Artaxata verso la fine del 18. La scena raffigura entrambi i protagonisti con indosso la corazza anatomica. Germanico, appoggiandosi alla lancia con la sinistra, pone il diadema regio sulla tiara che ogni sovrano armeno indossava. La scelta dell'immagine Lauricata potrebbe alludere in questo caso all'imperium proconsulare Manius concesso da Tiberio sulle province transmarine e anche con gli aspetti militari della spedizione armena che fecero guadagnare Germanico Lovazio. Non va però trascurata l'importanza dell'immagine Lauricata nella tradizione iconografica orientale, che avrebbe secondo me spinto comunque a Cesarea verso quella scelta. La tradizione usata delle monete di Cesarea, che citano il secondo consolato di Germanico nel 18, è incerta.
e oscilla di fatto tra il 18 e l'età Claudia. In assenza di elementi interni dirimenti, la discussione si è concentrata sul contesto storico più verosimile. La rinuncia di Caligola a mantenere l'influenza romana in Armenia fa ritenere che ricordare l'antico successo paterno sarebbe stato inopportuno. Viceversa, in età Claudia, l'avvio di una politica più aggressiva, premessa della guerra neroniana, potrebbe aver indotto a ricordare la fortunata spedizione orientale del fratello dell'imperatore. Tuttavia, come ha sostenuto Marek Olbricht in un articolo recente, l'iconografia dell'incoronazione presenta delle caratteristiche così specifiche, e questo è un grosso problema, perché sostanzialmente loro, è come se lui stesse annodando il diadema sulla tiara, ed è come se l'altra figura pubblicata di Artaxia stesse collaborando all'azione. Cioè non c'è una chiara gerarchia, insomma, Germanico compie l'atto ma sembra farlo in coppia con l'altro, e questo è un elemento che mi ha sorpreso, onestamente. E a questo per me pone un problema significativo che ha colto appunto anche Marek Olbricht. Presenta delle caratteristiche così specifiche da suggerire una committenza consapevole del contesto diplomatico concreto in cui la missione di Germanico si svolse, e quindi una datazione molto più vicina al fatto rappresentato. Nella scena, sebbene l'iniziativa sia chiaramente attribuita a Germanico, i due partecipanti sembrano infatti collaborare, visto che entrambi tengono uno dei lembi del diadema mandato alla tiara. Tiara che tra l'altro doveva essere già in testa al nostro Artaxias. Si tratta quindi di una variante dell'iconografia dell'incoronazione, che di solito non prevede gesti condivisi, come si vede sia nelle immagini delle incoronazioni romane, che del resto non prevedono diadema, quindi, sia in quelle del Rex Datus, che anzi enfatizzano l'inferiorità del vassallo, come si vede in questa moneta del secondo secolo d.C. La didrachma Cappadoce presenta dunque uno schema inconsueto, che sembra pensato proprio per riprodurre la natura compromissoria dell'incoronazione di Artaxias, il cui nome era in realtà molto gradito al reparto Quartavano II e all'aristocrazia locale armena. Se questa interpretazione è corretta, la didrachma, più che commemorare a distanza di tempo la prestigiosa incoronazione del sovrano armeno, celebrerebbe consapevolmente la diplomazia di Germanico nel trovare una soluzione della crisi, e si farebbe collocare molto meglio nel contesto degli ottimi rapporti costruiti con Artavano tra il 18 e il 19. E quindi, insomma, sarei tendente a datarle e attribuirla allo stesso Germanico. In favore della proposta potrebbe andare anche il bel ritratto monetario raffigurato sul recto, che è compatibile con il più antico tipo Bézier, per la presenza delle tre ciocche che formano una tenaglia sulla tempia destra. Il ritratto supera per qualità anche quello raffigurato in una dracma che abbiamo già visto, coniata a Cesarea, sempre nel corso dell'età tiberiana, come suggerisce il confronto con l'analoga serie raffigurante l'uso minore di Tiberi, che è datata sicuramente al 33-34. Entrambe le monete di Cesarea rappresentano comunque Germanico con la valvola, una scelta che, come nella gemma augustea, allude secondo me al contesto della spedizione militare. Ecco, se si accetta dunque la datazione proto-tiberiana della didrachma, la scena di incoronazione dovrebbe essere stata approvata dallo stesso Germanico. Ciò che colpisce di conseguenza è l'assenza di riferimento a Tiberio, sul cui mandato si appoggiava il potere di Germanico. Assenza che non costituisce un problema in una coniazione postuma, ma diventa delicata se si pensa che Germanico fosse ancora vivo. Da questo punto di vista, l'immagine potrebbe quindi essere un segnale importante dell'autonomia con cui questo interpretò il suo proconsolato. L'ipotesi sarebbe coerente anche con quello che altre coniazioni orientali contemporanee hanno suggerito, ossia che Germanico andasse occupando uno spazio sempre maggiore, rompendo l'equilibrio che aveva invece caratterizzato fino ad allora la presenza di Germanico di uso minore nella notazione provinciale. Per questo, secondo me, questa è una questione, diciamo, chiara. I monumenti che abbiamo esaminato attestano la frequenza con cui per Germanico si usava l'immagine militare. Era una scelta ormai di routine, era rudere al suo ruolo di erede designato, era data a illustrare il suo comando in Germania e l'imperium proconsulare in Oriente, e continuò a essere impiegata nei valori postumi. Ce n'è abbastanza per ipotizzare che un buon numero dei ritratti noti di Germanico potesse raffigurarlo onoricato. Purtroppo la stragrande maggioranza di essi era lavorata a parte, non è più possibile associarne un corpo. Sono molti anche onoricati a Cefali, prodotti in età Giulio Claudio, ed è probabile che alcuni abbiano raffigurato Germanico, penso a quei gruppi di onoricati, numerosi onoricati ai morti in Atinus, per esempio, ma difficilmente dimostrabili.
In realtà si può tentare di capire quale, talora quale tipo di statuario fossero associati i ritratti dal taglio del collo per l'inserimento nel busto, ma il metodo ha un alto coefficiente di difficoltà e quindi un ampio margine di errore. Per esempio, si è pensato che la coppia raffigurante germanico di uso minore proveniente da Centuripe li abbia rappresentati entrambi ubicati, ma la tecnica del piercing adottata sul retro sembra in questo caso più adatta a una statua togata velato capite che a un ubicato. La proposta di attribuire invece due corpi lunicati alla stessa coppia di Norati proveniente dal foro di Bézier ha più chance di essere corretta, come suggeriscono il taglio piuttosto netto del tenone sul fianco sinistro e anche la differente lavorazione rispetto al ritratto di Tibet. È però anche vero che le teste di Germanico e Druso sono molto differenti proprio nella lavorazione del Tibet, la diversa forma del tenone potrebbe dipendere anche da pratiche di officina. Quindi in sostanza una conclusione secondo me in questo modo non si raggiunge. Osservazioni analoghe si possono fare per alcune statue testimoniate solo per via epigrafica, si è pensato che sull'arco di Mindelanum Santon, che abbiamo visto più volte, visto che al centro si trovava una statua equestre inaugurata di Tiberi, come ha suggerito il rinvenimento di uno zoccolo di cavallo, le statue di Tiberio e di Germanico e Druso Minore fossero ricate, ma chiaramente è una suggestione, e lo stesso si può pensare del gruppo scultore raffigurante gli imperatori Tiberio, Germanico e Druso Minore, stanti superiori al vero nel tempio di Bella Palmira. Il gruppo è noto solo per via epigrafica, ma l'ipotesi che i tre fossero raffigurati e ubicati, costruendo così un parallelo con la triade locale formata da Bell, Yaribol e Aglibol, è indubbiamente intrigante, anche alla luce del fatto che dedicante fu il legato della decima Fretensis di Nuncio Rufo. In effetti, soprattutto nel viaggio orientale di Germanico, il possesso dell'Imperium dovrebbe aver avuto una ricaduta sui tipi statuari prescelti per rappresentarlo. Ma di fatto, come si è appena visto, per quanto si possa in alcuni casi indicare come probabile la soluzione della statua ubicata, si tratta comunque di esercizi di stile fondamentalmente. E continuano a mancare le evidenze concrete, che sono pochissime, e vediamo quali sono le immagini ubicate. Va ricordato un busto ricato in basalto proveniente dall'Egitto e oggi conservato dal British Museum, che raffigura Germanico, il tipo cosiddetto dell'adozione, verosimilmente creato ancora nel corso dell'età austera. C'è poi una testa con parte dello scollo della corazza proveniente da Cordova e oggi conservata al Louvre, che sembra preparata per l'inserimento in un torso. Germanico viene raffigurato qui nel tipo Bézier. Il busto del British Museum è molto interessante perché i busti lunicati in marmore del taglio grande sono pochissimi, ma insomma, oltre a questo le testimonianze di fatto sono limitate a queste due statue e mancano soprattutto le statue complete, che sono lo scopo del gioco qui. E dunque l'eccezione in realtà è quella di Amelia, e così ci arriviamo. Che comunque la si voglia pensare sulla genesi del monumento ha sicuramente rappresentato, almeno nell'ultima fase, Germanico. In proposito, il mio scopo sarà riesaminare quello che mi sembra il cuore del problema, ovvero il torso. Senza quindi considerare gli altri elementi che nella sequenza di montaggio della statua potrebbero essere stati aggiunti in un secondo momento, ossia il ritratto, il braccio, la lancia, le lacene saltante applicate sulla schiena, la spada, i calci patrizi, tutti elementi certamente di routine in un ricatto imperiale. Il mio esame sarà condotto dal punto di vista strettamente tipologico, che avrà il difetto di poter usare quasi esclusivamente confronti con statue in marmo, dalle quali le statue in bronzo spesso si distaccano per dettaglio del costume e della decorazione. Naturalmente statue in bronzo ricate ne abbiamo pochissime, una calce, pochi altri frammenti, quindi bisogna fare con quello che si ha. Lo schema del torso ricato deriva dal cosiddetto tipo Butrinto, ossia una tipologia di statue ricate introdotta a partire dall'età proto-augustea in Grecia e in Italia, e caratterizzata di norma dalla corazza anatomica nuda e da una doppia fila di pterugas a linguetta ornata da palmette e sormontata da una fila di trofini di norma ferine. Questo è il modello del tipo Butrinto e questa è ovviamente la corazza della statua qui di Amelia. E il modello mi sembra che sia lo stesso fondamentalmente che viene utilizzato almeno per lo pterugion. Esiste però anche la possibilità che questi lunicati avessero una decorazione più complessa, come testimoniato da una statua urbana oggi conservata a Copenaghen, il cui pterugion è composto sia da protoniferine differenti, sia da pterugas a linguetta figurate, dove sottolineo per esempio la presenza della scilla che si vede.
Il loricato tipo Butrinto recupera probabilmente un archetipo tardo classico, forse era stato un celebre stratego da parte ateniese, e la sua diffusione si colloca verosimilmente nel quadro della celebrazione di Arzio come nuova Salamina. Primi stati di questo tipo compaiono ad Ume probabilmente subito dopo la battaglia di Arzio. L'esistenza di un archetipo classico tardo classico evidentemente con indosso una corazza liscia e non decorata, è suggerita dal confronto con le stele funerarie attiche di IV secolo a.C., che talora sono confrontabili per dettagli molto precisi, come nel caso di questi strani spallacci poligonali, che sono indossati esattamente dalle statue tipo Butrinto. Questa è la statua di Marco Nonio Balbo, che abbiamo visto precedentemente nel complesso qui. Di fatto è questo, ed è chiaramente copiato da quel modello. Quindi io credo che il tipo Butrinto venga ripreso di peso da statue di V-IV secolo e replicato nel mondo romano. Tra l'altro la firma di uno scultore ateniese Sosibes in una delle statue del teatro di Butrinto fa pensare all'intervento di atelier specializzati proprio nella riproduzione di modelli celebri in possesso di carichi, in questo caso. Il torso loricato di Amelia ha però anche una ricca decorazione figurata, costituita dalla scilla in alto e dall'agguato di Achille a Troilo in basso. Io non mi interesserò in questo caso del possibile significato di questa decorazione, perché mi interessa soprattutto il problema compositivo, direi, della costruzione in qualche modo di un'immagine loricata, perché secondo me è l'unico modo per arrivare a una datazione per questa via. Di per sé, in età classica e ellenistica, mancano proprio le testimonianze di loricati con ricche decorazioni figurate. Fa forse eccezione una singola Pterux in bronzo da Delfi, che però è un contesto complicato, e un trofeo rodeo con grifomachia da Macristeu, che però ultimamente è stato datato, ridatato in età augustea, e quindi uscirebbe dal campo. Io inoltre non credo che il torso di Tel Shalem, con testa di Adriano, fosse un trofeo ellenistico impiegato per lui, ma penso che facesse parte di una statua loricata di Adriano. Le statue loricate con carazze decorate iniziano a diffondersi solo a partire dalla seconda metà del primo secolo, ma inoltre è sottolineato che la composizione della decorazione della lorica indossata da Germanico rinuncia ai programmi decorativi simmetrici e sobri delle statue loricate in marmo di produzione urbana più antiche e adotta invece un gusto per l'occupazione e la suddivisione degli spazi della corazza che non ha confronti precisi delle statue loricate in marmo, se visto tutto insieme, ma ritrova solo se si scompone la decorazione nelle sue singole parti, come cercherò di fare. I confronti che proporrò, appunto, non saranno iconografici, ma guardano al modo in cui lo spazio vuoto della corazza è stato riempito dalle figure al loro aggetto, un fenomeno che nei loricati vide un incremento progressivo nel corso della prima metà del primo secolo d.C. Comincerò dal basso. La strategia di occupare, quindi appunto dal Achille Troilo, la strategia di occupare con una grande scena mitologica unitaria la pancia del loricato ha confronti solo in età proto-imperiale con Giulio Claudio. Per esempio, oltre alla statua dal tempio di Dioniso da Iria a Nasso, dove è rappresentato qui il supplizio di Dirce, e sotto Ercole con il leone Nemeo, vanno ricordati i loricati di Tinos, Giulio Claudio, questi, e quello forse Augusteo di Perge, nei quali è rappresentata la centauromachia di Perio, ossia un tema achilleo, esattamente come quello del Germanico. Il dettaglio un po' incongruo di usare la palmetta, questa, spesso presente nella stessa posizione nei loricati in marmo, come la base su cui far poggiare i piedi della figura, ricorda anch'essa le statue di Tinos, per esempio, e di Nasso, in cui lo stesso ruolo è affidato però al cingulum, che qui viene usato chiaramente come una base su cui si muovono le figure, un modo incongruo, ma diciamo parte di uno stile fondamentalmente. E poi vi faccio l'esempio anche di questa statua dedicata a Gelocardi da Corinto, in cui si vede proprio che le figure si muovono letteralmente sulla parte inferiore della corazza, come sotto certi aspetti avviene anche qui, guardate i piedi di Achille e le zampe del cavallo, e sostanzialmente guardate anche l'aggetto delle figure, che ormai questa è una statua che dovrebbe essere chiaramente Giulio Claudio, e c'è un incremento progressivo dell'aggetto. Questo è il primo punto. Anche il progressivo allargamento delle figure a spazi di norma non decorati come quelli sotto le ascelle ha confronti in statue databili tra l'età protoagostea e Giulio Claudio. Qui nel Germanico avete usato il fianco per questa vittoria, e il fianco viene usato anche
per quest'aquila con un fulmine anasso, che viene usato in un ricatto sulle cloud di Beirut per il trofeo, un grifone e una vittoria che prepara il trofeo. Questo è esattamente il fianco della statua, in realtà questo è il mantello e questa è la parte anteriore della statua. Quindi c'è una progressiva allargamento infatto nei loricati degli spazi di rappresentazione, degli spazi decorati, e il germanico si colloca perfettamente in questo contesto di progressivo allargamento. Passando alla parte superiore della decorazione, la delimitazione dello spazio con un motivo a cani correnti, questo, a cosiddetti cani correnti, è un fenomeno che appare nei casi di Claudia, e lo stesso si può dire, con l'eccezione del già citato trofeo Rodio, per la sostituzione del Gorgoneion con iconografie diverse, sempre più elaborate. In particolare sottolineo che la composizione dell'immagine frontale di Scilla con le rotume canine separate a 2-2 ricorda quei loricati di Claudia che hanno nella stessa identica posizione la quadriga solare, vista frontalmente. Questa è la statua loricata di Lecce e questa è Helios, che guida la quadriga, si vedono le protomi dei cavalli, e questo è il motivo a cani correnti. Tra l'altro la statua loricata di Lecce ha anche una decorazione sul fianco, come qui si riconosce una testa di un Cetus. Altri due esempi sono la statua loricata che raffigura Nerone alla guida del capo solare, questo è il motivo sempre a cani correnti, e questa invece è stata l'oricata di Susa, questo è il motivo a cani correnti, e qui il Gorgoneus è sostituito sempre dal carro di Helios. Questa è proprio una strategia compositiva di fatto che si afferma in età Giroclaudia, e mi sembra che la corazza di Amelia sia espressione dello stesso gusto compositivo. Ecco, vi faccio vedere per esempio quest'altro l'oricato con tempo era grazia, che adesso è finito negli Stati Uniti perché è stato venduto da Sotheby's, e ha proprio lo stesso gusto che diciamo di fatto di riempire tutto quanto lo spazio che vediamo nella statua di Germanico. Ribadisco che nessuno dei motivi che ho esaminato separatamente, del Pterodes appartenente al tipo Butrinto, la grande scena mitologica inferiore, l'immagine frontale sorgente dai cani correnti, è attestato prima dell'età proto-agustea, che dovrebbe essere quindi il terminus più post-quente ad quen per la concezione dell'oricato di questo genere. Ma credo che proprio il fatto di trovare questi motivi tutti insieme possa spostare la datazione verso i decenni centrali della prima metà del primo secolo d.C. Va poi citata anche questa applicazione da Oderzo, raffigurante proprio un duello di Achille con Troia o con una mazzone. Per quanto stilisticamente diversa dall'analoga scena raffigurata sul Germanico, secondo Luigi Pesci, essa potrebbe appartenere alla corazza di una statua in bronzo, e se così fosse troverebbe tra l'altro l'adozione di una iconografia analoga a quella di Amelia nel repertorio delle statue loricate imperiali. Quindi, concludendo in generale il mio discorso, Germanico fu probabilmente raffigurato di frequente in abiti militari, in primo luogo perché lo richiese il suo ruolo di erede designato e poi per i suoi meriti militari. Anche le sue immagini postume furono probabilmente spesso loricate, ma è probabile che le statue di Thumantel, per esempio, abbiano fatto concorrenza all'abito militare. Solo la didracma di Cesarea di Cappadocia ci potrebbe consentire di riconoscere una scelta precisa da parte di Germanico, non imposta dal suo ruolo nella linea di successione o dalla sua, diciamo, celebrazione postuma. Quanto alla ragione per cui siamo qui, ossia alla statua di Amelia, ora il punto fondamentale è che, domani sentiremo appunto parlare delle analisi archeometriche che sono importantissime per la messa in fase, insomma, in qualche modo, della statua, e per ragionare su quali parti appartengono a quale periodo sostanzialmente. E così come è fondamentale il contesto di cui sentiremo ovviamente parlare sempre domani. Io posso dirvi in questo caso che sì, sono convinto sostanzialmente in primo luogo che la testa e il torso, come dire, che ho esaminato non abbia avuto originariamente come testa germanica, quindi abbia rappresentato prima qualcun altro. Il problema ovviamente è, se perdiamo il riferimento germanico, capire chi, e per questo bisogna arrivare a una datazione. Mi è stata proposta una cronologia ellenistica, e a questo proposito vi faccio vedere una serie di statue loricate ellenistiche conservate, che sono indubbiamente poche, sono tutte quante in marmo, preferiscono sempre la corazza con la doppia fila di interne sfrangiate, e non c'è veramente niente di simile in età ellenistica. Quindi questo è il problema sostanziale di una cronologia così alta. Io ho cercato di farvi vedere
che in realtà una decorazione così ricca del torso e questo tipo di pterugium fondamentalmente ricorda una cronologia imperiale e soprattutto diciamo una cronologia che definirei nei decenni centrali della prima metà del primo secolo d.C. Per me, alla luce anche delle pratiche, per esempio il Darnazio, la sostituzione di una testa, per esempio di tipo Augusto, non si può fare perché si finirebbe immediatamente imputati per maiestra, se non credo che qui avessero questa intenzione. Devo dire che per me, come ha detto anche Gian Pollini, ma come ho già scritto anch'io, l'ipotesi che in origine questo corpo appartenesse a Caligola resta una possibile base di partenza per la discussione e poi naturalmente si deve discutere e vi ringrazio per l'attenzione. Decisiva per quanto riguarda il problema della datazione della statua e invito a parlare Annalisa Polosa che ci parlerà dell'immagine di Germanico delle monete. Io parlo da non specialista né di Germanico né delle ricerche di Giulio Claudi e quindi vi presento così una svolgimento del tema da un punto di vista numismatico. Il tema ovviamente non è un tema nuovo, è stato ampiamente dibattuto recentemente in un contributo di Arno Suspen in un incontro che si intitolava Tutto Germanicus, pubblicato nel 2013 nel Cahier di Saint-Cloud, e quindi diciamo io mi sono basata sullo studio di Suspen per organizzare questa comunicazione, però poi alla fine ho dirazzato e mi soffermerò prevalentemente sulla prospettiva orientale delle missioni di Germanico, perché in Oriente insomma Germanico ha giocato un ruolo abbastanza significativo. La cosa che mi interessa è che quando si parla di monete l'attenzione che deve essere dedicata alle immagini, al modo in cui sono selezionate, al modo in cui vengono raffigurate, deve tenere conto del fatto che la moneta è sì uno strumento politico, ma è anche uno strumento economico. Quindi le immagini vengono scelte in base sì qualche volta a programmi delle autorità emittenti, in base a un valore estetico, all'interno di codici precisi, però la funzione della moneta è diversa da quella dei monumenti. E allora Suspen abbraccia volentieri una teoria che era stata formulata da Andy Meadows e da Jonathan Williams in un articolo del 2001, nel quale i due autori associavano l'idea della moneta all'idea di una moneta come dea non ammonitrice ma dea che ricorda, e quindi secondo loro le monete sarebbero state uno strumento di memoria. Ora non so se ci ricordiamo tutti le nostre lezioni di numismatica quando eravamo giovani all'università. Quando si parlava della moneta romana imperiale si diceva che la moneta romana imperiale è uno strumento di propaganda. Ora, passare da uno strumento di propaganda a uno strumento di memoria è un passaggio abbastanza violento e mi chiedo fino a che punto questa idea di memoria possa essere associata alle immagini delle monete. Ora, ho letto recentemente un libro di Alan Schnapp sulle rovine e sulle prospettive comparate dell'uso e della memoria che viene fatto dalle diverse società. Allora, da un lato le monete si presterebbero, perché le monete passano di mano in mano molto velocemente, così come per esempio i poemi, che sono ritenuti uno strumento di memoria e raggiunge l'apice nell'Ode di Orazio, i poemi passano di bocca in bocca, le monete passano di mano in mano, e quindi da un certo punto di vista certo le monete potrebbero funzionare come strumento di memoria.
ma la funzione della moneta è una funzione estremamente limitata nel tempo, in realtà. La moneta passa velocemente di mano in mano, ma è destinata a scomparire dalla faccia della terra, perché noi forse qualche volta non ci ricordiamo che il fatto che noi possediamo delle monete antiche dipende da un azzardo e dal fatto che queste sono sfuggite per ragioni le più disparate a quello che è il loro destino, che è quello di scomparire rapidamente, cioè le monete vanno fuori corso, le monete vengono richiamate, riassorbite dall'autorità emittente, trasformate in metallo e trasformate in nuove monete. Quindi quale ruolo si può affibbiare alla moneta come strumento di memoria, sapendo che questa finirà in un ripostiglio o finirà rifusa? E quindi, insomma, questa cosa forse bisogna pensarla quando utilizziamo la moneta con questi scopi diversi da quello del trattamento come qualcosa di economico. L'altra questione è quella che riguarda la differenza tra la moneta che viene messa a Roma dalla moneta greca imperiale e la moneta che viene messa nelle province. Esistono tutta una serie di emissioni che sono definite romane provinciali o greche imperiali, che continuano una tradizione di indipendenza delle città del mondo greco, che ovviamente sono sotto il controllo di Roma, ma privilegiano soprattutto dal punto di vista estetico più che dal punto di vista economico o politico il ricordo dell'indipendenza, dell'autonomia delle autorità emittenti. Quindi fra i due ambiti c'è un, non dico un abisso, ma comunque insomma un braccio di mare abbastanza profondo. L'ultima cosa, l'ultima premessa è che comunque un conto sono i ritratti che vengono definiti ritratti ufficiali di coloro che sono designati come eredi dell'impero o di coloro che effettivamente esercitano il potere come imperatori. Ora, le monete di Germanico in realtà sono postume, quindi lui non appare come erede designato se le prime monete sono successive alla sua morte, e non appare nemmeno come imperatore. Questo fa sì che, secondo me, ci possano essere delle sfumature nella resa del ritratto e una deviazione rispetto all'idea che noi possiamo farci dell'esistenza di un tipo ufficiale per Germanico sulle monete. Detto questo, sulle monete, diciamo, non ci sono tracce di Germanico sulle monete battute sotto Augusto. C'è soltanto una contromarca che recita CAE, che viene attribuita da alcuni a Germanico, ma ovviamente la contromarca è troppo generica per poter essere utilizzata per qualsivoglia discussione, e è in realtà una delle ragioni per l'attribuzione a Germanico è che questa contromarca si trova su monete rinvenute nell'area germanica, e quindi si fa l'associazione attività di Germanico lì e contromarca apposta da lui. Però in realtà la traccia, secondo me, è troppo labile per poterci costruire un discorso. Il fatto che sulle monete di Augusto non compaia Germanico dipende con buona probabilità dal fatto che Augusto voleva privilegiare in questo campo soltanto la discendenza diretta, senza disperdersi nei rivoli della gens Augusta in generale. E si vede che non è la stessa cosa che succede invece in altri tipi di raffigurazioni, cioè nell'Arabacis c'è posto per tutti, ma sulla moneta no. Sulla moneta bisogna per forza anche essere più schematici. La moneta ha un campo monetario ristretto, ha due facce, più di tanto non si può esagerare. Germanico non c'è nemmeno sulle monete di Tiberio,
diciamo, visti i rapporti fra i due, che non sono sempre proprio di piena confidenza, la cosa non stupisce fino a un certo punto. In realtà poi Tiberio è responsabile di alcune missioni che raffigurano Germanico subito dopo la morte di quest'ultimo. E gli autori del Roman Provincial Coinage, che sono quelli sulle cui datazioni mi sono basata in questa presentazione, attribuiscono a Tiberio queste missioni di Cesarea di Cappadocia, in cui è raffigurato il divo Augusto con la corona radiata, la testa di Germanico con la barba al dritto di questa moneta. Su questa moneta ritorneremo più avanti per discutere brevemente qualche cosa che riguarda l'iconografia. C'è un'altra discussione in corso riguardo a queste serie monetarie, perché diciamo, la maggior parte delle monete provinciali sono monete di bronzo, sono, diciamo, delle emissioni che vengono la cui produzione viene garantita alle città greche, che ormai comunque sono sotto il dominio romano, per garantire un minimo di ricordo dell'autonomia. In realtà invece l'approvvigionamento di moneta di metallo prezioso è avvocato all'autorità centrale, quindi all'impero. Solo che l'impero di Roma, esteso su territori smisurati, non può in realtà fare fronte alle necessità di produzione di moneta per questi territori così vasti, soprattutto quando ci sono delle campagne militari, problemi di sistemazione delle province, per cui c'è bisogno di soldi. E quindi è possibile che Roma in realtà non controlli direttamente, ma favorisca l'emissione di produzioni autonome anche nell'Oriente greco, a partire dalla Grecia e già in età repubblicana, e ancora poi in età imperiale, con queste emissioni come le emissioni di Cesarea di Cappadocia, i cistoforoi della provincia d'Asia, i tetragrammi di Antiochia di Siria, che essendo monete d'argento si sarebbe portati ad attribuire all'autorità imperiale, ma in realtà riguardano piuttosto il mondo orientale e sono riconducibili piuttosto alle emissioni greche imperiali o romane provinciali. La moneta emessa per Germanico a Roma, diciamo, a Roma e a Lugdunum, che è la zecca dei metalli preziosi, raffigura diversi membri della famiglia imperiale con delle, diciamo, iconografie molto statiche, con delle combinazioni molto tradizionali, e diciamo non c'è moltissimo che si possa dire su queste emissioni, se non che appunto le emissioni che raffigurano sempre il Germanico partono sotto il principato di Caligola e non prima. Germanico non compare soltanto sulle monete di metallo prezioso, ma compare anche sulle monete di bronzo, e anche qui, diciamo, c'è una specie di rappresentazione di repertorio raffigurata alla testa dell'imperatore, con leggende che fanno riferimento al suo nome, ma con il riferimento invece nella faccia della moneta che riguarda l'autorità, quindi con la sigla del Senato Consulto che permette l'emissione di moneta dell'imperatore in carica. L'unica moneta vista e stravista che fa riferimento a un evento preciso della vita di Germanico è questa, del recupero delle insegne ai Germani, e qui non c'è dubbio che ci sia l'unico vero colpo di scena nella monetazione imperiale,
una raffigurazione precisa del principe che non sarà mai imperatore. Le missioni per Germanico continuano anche sotto Claudio, ma adesso andiamo a vedere che cosa succede fuori da Roma. Allora, sotto Augusto c'è una sola emissione provinciale che viene prodotta a Corinto con la festa di Germanico e con la leggenda che nomina in realtà i duovili della colonia. Sotto Tiberio invece la produzione di monete a nome di Germanico si moltiplica, ne troviamo tanto nelle province occidentali in Spagna, non usate questi pallini per geolocalizzare con GPS le posizioni delle città perché le ho messi un po' così a spanne, ma giusto per darvi un'idea. È ovvio che nella parte occidentale dell'impero le missioni a nome di Germanico sono giustificate dal fatto che molte di queste città hanno origine militare, quindi non c'è niente di più così ovvio che suscitare il favore di quelli che devono ricevere queste monete attraverso l'evocazione di un personaggio che da parte dei militari costituisce una specie di mito. Per quanto riguarda la parte invece orientale dell'impero, io devo dire che quando ho cominciato a leggere il libro di Jan Didier ho detto vabbè, adesso mi guardo tutte le cose che ha fatto Germanico in Oriente, seguo le sue rotte e trovo le monete messe in suo onore così in seguito alle sue imprese, alle sue soste, a quello che lui può aver fatto per le città. In certi casi sì, è vero, ci sono delle coincidenze, ma in altri non c'è nessun rapporto fra episodi reali della vita pubblica dell'impresa per la quale Germanico ha ricevuto l'Imperium Maius e le città che hanno emesso moneta. Ora è vero che queste città che hanno emesso moneta a nome di Germanico l'hanno emessa dopo con i successi, cioè con Tiberio, con Caligola e con Claudio, però se c'era una razio, la razio doveva essere quella di cercare di tenere vivo il ricordo lì dove questo ricordo doveva essere più radicato. E invece tutto questo non c'è una discordanza precisa. Vi faccio vedere un po' di queste missioni così a carrellata, perché sennò non ne usciamo fuori, poi vi odierete per avervi fatto vedere tonnellate di monete che tra l'altro sono state fatte vedere anche da chi mi ha preceduto. Come vedete, nella maggior parte dei casi si tratta di emissioni dinastiche, possiamo definirle così, con teste di Germanico, teste dei suoi figli, teste dell'imperatore, teste di Germanico e di Druso, insomma una politica di successione allargata. Nella penisola iberica c'è più di un caso in cui i tipi fanno anche riferimento invece a episodi di fondazione, quindi c'è ci sono le insegne militari per il caso delle colonie di veterani, c'è qui vedete la testa della Tüke che è la fortuna e che si identifica con la città e il timone, una cosa di simbolo di fondazione. Carrelliamo e anche il bue generalmente è raffigurato nelle monete delle colonie aggiogato, oppure può essere rappresentato dall'aratro perché rappresenta il solco di fondazione della città. E questo è il repertorio occidentale, mentre invece il repertorio orientale, anche qui, in generale è quasi convenzionale, si mostrano sempre le teste di chi deve essere mostrato, quindi Germanico con il suo paletro d'occasione, ma in qualche caso invece si fa riferimento a
tipi locali, a tipi legati all'iconografia locale. In realtà, per esempio, questo è il caso di Tanagra. Con Tanagra non credo che il Germanico abbia avuto a che fare molto direttamente, a meno che non sia uno dei posti che ha sfiorato quando ha costeggiato l'Eubea per poi per andare a Mitilene. Però insomma non ci sono tracce, a quanto mi consti, di grosse attività di Germanico a Tanagra. Al rovescio di questa moneta c'è la leggenda Tana, quindi la leggenda civica. Il personaggio rappresentato è Apollo, un tempio di Apollo è attestato a Tanagra, ma questo tipo non compare nella monetazione di Tanagra né prima né dopo Germanico, quindi è un'occasione in cui viene raffigurata una cosa che non compare altrove. Sempre le carrellate, su cui non ho niente da dire, ve le faccio vedere soltanto giusto perché possiate avere un'idea anche della varietà delle raffigurazioni. Questa moneta di Cesarea Germanica raffigura la porta urbica. Allora, qui il Germanico è associato a un tipo che ha a che fare con la città che ha emesso la moneta. La ragione per cui solo in questo caso ci sia questa combinazione di elementi rischia di essere abbastanza ignota. Anche in altri casi, qui a Ibaeva non è raffigurato un eroe tale come una bivenne, a Tabae ci sono le teste affrontate di Germanico e Druso e a rovescio c'è una corona civica. A Sardi c'è una raffigurazione interessante che fa pensare agli onori, alle selle curuli, perché ci sono, se non mi sbaglio, Germanico e Druso, uno dei quali è raffigurato con il litus, simbolo dell'augurato. Sempre a Sardi un'altra cosa interessante è che Germanico è raffigurato in questa moneta in basso a destra, combinato con una figura stante di Atena che tiene una patera, lo scudo e la lancia, e questo è invece un tipo civico di Sardis dal secondo secolo a.C. Quindi Germanico in questo caso si inserisce nel tipo della città. Queste sono delle monete di Apameo, un po' strane perché c'è questa base sulla quale si poggia il cervo. Ora noi sappiamo che il cervo è l'animale sacro ad Artemide e quindi siamo tranquilli che normalmente questa iconografia compare nelle monete di Efeso, ma su queste monete di Apameo, cioè Germanico con il cervo su un, lo vedete, c'è una base a forma di meandro, e questa stessa base a forma di meandro compare su un'altra moneta di Traiano, se non mi sbaglio, con la raffigurazione di Artemide Anaitis, e quindi Artemide poggiata su questa base e il cervo sacro ad Artemide poggiato su questa base ci fanno pensare che ci sia un collegamento, e quindi anche qui imperatori o non imperatori romani scelgano di inserire la loro immagine combinandola con dei tipi legati alla città. Questa è un'altra moneta sempre di Sinnada in cui è raffigurata la testa di Germanico al dritto, questa la vedete in alto, e la civetta posata su un'anfora al rovescio. Il progenitore di queste monete ovviamente è la Stefaneforos Atenese, ma in questa città, come anche in altre città dell'Asia Minore, in particolare a Priene, la civetta posata sul ramo d'ulivo è un tipo civico usato dal secondo secolo a.C. fino al terzo secolo dopo. Allora, torniamo a Cesarea di Cappadocia rapidamente per dire che secondo
una prospettiva orientale, attenzione, non voglio imbarcarmi in discussioni che mi farebbero sembrare eretica. Secondo una prospettiva orientale, il ritratto con la barba di Germanico combinato alla testa di Vinizzata, cioè alla testa di Augusto radiata, quindi di Vinizzata, mi ha fatto pensare molto alle monete degli ultimi re seleucidi che si facevano raffigurare con la barba nel quadro di dispute per la corona, usurpatori, lotte fratricide, robe di questo genere, si risolvevano poi in emissioni ovviamente molto effimere, perché queste vicende duravano pochissimo, emissioni molto effimere in cui questi sovrani si facevano raffigurare con la barba per rivendicare il diritto a qualcosa che non avevano avuto. Adesso io non lo so, ripeto, credo che sia una prospettiva orientale, non penso che valga per il mondo romano vero e proprio, per Roma, per la casa Giulio Claudio, ma se uno lo guarda fra la Cappadocia, l'Armenia, la Commagene, che sono i luoghi dove si sono svolte svariate vicende in cui Germanico ha avuto un ruolo di, come dire, amico dei sovrani locali, per questo a me non fa tanta impressione l'assenza del vero imperatore. Lì era lui che si muoveva nei confronti di regalità periferiche, quasi essendo la stessa cosa di quello che erano loro. E quindi io non so, vista da Oriente, la barba di Germanico sulle missioni di Cesarea mi fa pensare a lui come uno degli ultimi sovrani seleucidi. Credo che mi fermo qui perché penso di essere andata anche oltre il tempo che ho a mia disposizione. Da molti interventi, molte domande, molti punti problematici, anche questo fatto effimero della moneta come un mezzo di comunicazione che comunque è anche stata molto importante nella propaganda politica. Io l'ho sempre pensato come uno strumento, soprattutto cominciamo a pensare anche alle repubblicane, proprio la lotta politica si faceva anche con certe immagini nelle monete, quindi ecco il fatto che sia effimera poi non significa che il significato o il valore comunque come mezzo di comunicazione entri in conflitto con questo suo essere effimero. Certamente sono comunque due oggetti, la statua di Germanico che è fatta per rimanere in eterno e la moneta che comunque ha un tipo di fruizione completamente diversa, sono due modi anche singolari in cui evidentemente no, queste figure, una personalità come Germanico può essere riflessa in maniere diverse. Questa è la domanda e va bene, allora diciamo che chiudiamo.